Zugu Mattina, ue, UE, buongiorno a tutti. Buon martedì, buona Zugu mattina. Buongiorno a tutti. Siamo pronti? Siamo carichi per un'altra incredibile giornata. Oggi ho fatto un sogno veramente particolare. Oggi ho sognato. Di Partecipare a un concorso di cucina non Masterchef, però era un concorso di cucina: un concorso di cucina in cui io preparavo, ma ho dei capelli comunque troppo lunghi. Preparavo um, della pasta fatta a mano arrotolata con all'interno della mozzarella e poi un cappello di zucchine che non so che cosa significhi. Poi non so purtroppo come finisce questo sogno perché mi sono svegliato. Un cappello, sì. E le zucchine erano ancora in fase di scoperta, stavo ancora capendo come utilizzarle. Secondo me c'era Barbieri come. Eh, come giudice, diciamo, ma non era Masterchef, è eh, solo che ieri l'abbiamo nominato Barbieri perché stava a Luca Comics. Eh. Quindi, boh, me lo sarò, me lo sarò immaginato. E, ed eccoci qua. Um, allora, aspettate un secondo. Ok. 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 Non di cazzare su, è vero, era giusto. Era, cioè, era giusto, era vero. Facevo, facevo lo chef. Akay sei riuscito a essere un Marvel merda anche senza di me. Voi, ragazzi, dovete. Eh... Akainu, mi dici qual è la tua cosa preferita? Qual è la cosa che ti piace? Qual è una cosa che ti piace? Comunque, ho visto le prime sei puntate della seconda stagione di Rings of Power. E ti posso di. Ti posso di. Ti posso di. Posso di. Boh. Al letto di tutte le cagate fatte, mi sta piacendo, ci sta. I tuoi piedi non è una risposta vera. Alex, grazie per il prime. Ben trovato nella flotta spaziale per il secondo mesetto. Grazie mille. <ride> allora, in tutto ciò. Ieri ho uh, pubblicato la programmazione della settimana su Instagram. Come al solito vi ricordo che se scrivete punto esclamativo orari la potete sempre vedere. Qua fatemi spostare la cam che mi uh, filta. Ieri ovviamente è sta... non è rari, è orari, e... ieri c'è stato il talk show, oggi facciamo l'eventino Pokémon che ho scoperto ieri sera Ieri sera ho scoperto esserci un evento Pokémon e sono uh, molto molto felice Domani proviamo la nuova season di Snap, giovedì c'è il ritorno di Jim and Nash con unboxing di PS5 Pro Venerdì, invece la mattina non c'è stream. Eh, come al solito, ma la sera invece sì. Ehm, e perché ci sta un evento Disney Marvel, eccetera. E eh, lo, lo seguiamo con Andrea. E la stessa cosa il giorno dopo. Però, qua è alle 21: qui alle 21.30. Ovviamente si attacca prima. In tutto ciò sabato, forse 12 ore. Capiamo, vediamo. Domenica giornata normale. E sono triste che per la nuova promozione non c'è una nuova singola fredda da iniziare. Ci sarà, ci sarà sicuramente, penso, dai, la prossima, la prossima settimana. Ora un attimo ci rimettiamo in carreggiata con le cose da fare. Poi questa settimana c'erano tante cose extra. E... Sì. Ali, quanto la PS5 Pro? Sì, però tu sei messa prima. Bloodborne Waiting Room. Eh, ma Bloodborne dipende quando arriva la versione, quella là. Anzi, in verità ho visto che Bloodborne è potenziato dalla PS5 Pro. Ho, ho visto un confronto, non, da chi l'ha eh, già ricevuta. E Bloodborne, versione PS4, giocato su PS5 e PS5 Pro è differente. Però quello che voglio giocare, come già ho detto, è quello, la versione per PC che stanno facendo fan-made eh, diciamo, nella community dei, dei Souls... Eh, però appena, cioè, insomma, appena finiscono di fare tutto lo, ehm, lo faremo. Però voglio aspettare che insomma sia tutto a posto, sia, sia stabile, eh, eccetera, eccetera. Pensa che grafica pixel art, ma che pixel art? Al video di Cartoon News, te lo sei recuperato in privato, non ricordo se me lo hai detto. Quello, quello in cui c'ero anch'io, sì, 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 l'ho visto. L'ho visto penso una volta e mezza, una volta in America e mezza quando sono tornato, mi sa. Molto carino. Molto carino, molto carino. Di cosa stavamo parlando, Cosmin? Stavamo parlando di te. Che sei troppo bello. Come cazzo è possibile? Scusa, usi qualche prodotto? Eh? Io, ad esempio, lo continuo sempre a dire, io vorrei iniziare a utilizzare le creme. Io ho questa mh, cosa. A, a, cioè, io adesso se faccio così e mi strofino le dita, mi fa schifo. Ma non perché siano sporche, mi sono appena fatto la doccia. Ma è una sensazione brutta, ok? Ed è uguale quando uso la crema. E voglio utilizzare la crema per potermi levare questa roba. Se funziona. Cioè, capito? Numero uno, mi piacerebbe usare la crema. Numero due, unisco il fatto che per usare la crema. È. è capito? Boh. contattiamo e facciamoci fare scuola ma di che di creme di skincare devi seguire Nandi quando fa momenti estetiche in live e vabbè mo qua no ma invece ora uh, devo prenotare però credo la prossima settimana uh, voglio andare do dopo la, la distruzione del viaggiare pa -pa -pa Dopo la distruzione del viaggiare in America, camminare e tutto, voglio andare a fare una pedicure. Nello specifico, come mi hanno detto, una pedicure guaritiva. Perché l'altra non mi ricordo come si chiama. Vomito? No, la facciamo in stream, eh. Faccio la Earl. Faccio la Earl. Non me sarebbe una bomba fare la pedicurirle eh? Cioè Che schifo i piedi ma ci stanno Cioè esistono Apro ah, prolly assolutamente sì. Ma basta che lo dici a me e la faccio tirare i piedi No Akainu grazie guarda eh, Ti ringrazio davvero Apprezzo Apprezzo veramente ehm, La tua offerta E la tua proposta di aiuto Il tuo supporto nei miei confronti la ah, vado avanti e rifiuto. Dopo un'attenta riflessione: fatta da me, me stesso e me medesimo. Che fare affari tuoi? Sì. <ride> Facciamo uuuhuuhuuhu, manga che abbiamo letto in live. Certo, Francesco. Sto già pronto. No, ma invece è da, da un po' di tempo che sto contemplando il fatto di sfruttare a pieno il mio abbonamento a Crunchyroll. E prima o poi arriverà il momento. Sto appianando il cervello. Io ho la ragazza che fa l'estetista e fa pedicure, ma a me non lo vuole fare, non vuole fare mai nulla. Decidi di lasciarlo al 10 che facciamo 6 anni da quando stiamo insieme. Per forza. Noi dobbiamo guardare in Inazuma in live. No, no, no. Non credo che guarderò in Inazuma in live. No, no, no. <ride> Direi proprio di no. Oggi sciopero dei treni. Ok. Oh, ca Cambiare mezzo. Quando mai non scioperano? No, non è vero, dai. Però anche io delle volte... Quelle poche volte che... una Recentemente quando... Sono andata a Modena, tipo ormai, a parte che voglio andare in macchina quando andremo. Però capitava sempre la cosa del, dello sciopero. Ciao Meco. Apriamo la stream di tuberanza. Eh, subito. Subito, subito. Sciopero per il controllore accoltellato. Ah, ok. Vabbè, ma che. Cioè, eh, nel senso... Che sciopero è? Io, sapete secondo me come dovrebbero essere questi scioperi? Ehm, lo sciopero dovrebbe essere. Mi è capitato recentemente di vedere un post, una roba che parlava di come funziona, ad esempio, lo sciopero dei mezzi in Giappone. Come funziona lo sciopero dei mezzi in Giappone? Funziona che l'autista, quel che è, va a lavorare, ok? Perché così tu non crei un disagio. Per le persone, perché nel senso, puoi avere tutte le più belle motivazioni del mondo. Però eh, se tu mi crei un problema. Io ti maledico tutto, capito? Quindi eh, no, di certo non ricevi il supporto di tutti, mentre invece, la, la cosa giusta eh, sarebbe tu, che, che ne so, fai ehm, eh, boh, l'autista della. Del treno, ok? Fai il controllore del treno, tu non controlli, cioè, nel senso, tu fai andare avanti il treno, ma nessuno paga il biglietto. Ora, lì vi spiego l'idea del Giappone è funziona un po' di più perché era sull'autobus e gli autobus giapponesi che funzionano con l'autista, che, come in Inghilterra ad esempio, è l'autista che prende i soldi, cioè, nel senso, tu entri sull'autobus, e non è che hai già il biglietto, tu paghi sul, sul coso, tu paghi sull'autobus, capito? E lì, ma sicuramente anche in tanti, ah in molti paesi di nord Italia, vabbè, bello, a Roma assolutamente no, secondo me sarebbe un'ottima cosa quella di pagare direttamente sull'autobus, eh, però qual è la cosa? È Che lui fa entrare e basta, cioè il servizio va avanti, eh, quindi non crea un disagio ai cittadini, ma... Uh, solo all'azienda che è il vero obiettivo dello sciopero. E secondo me è molto sensato. Il torcio di ieri ci sarà solo su YouTube. Nessun VOD su Twitch? C'è il VOD su Twitch? Non so perché ultimamente mi state dicendo questa cosa come se non ci fosse. I VOD. perché non c'è? No, ma Francesco, l'hai levato tu? Ma ecco perché la scorsa settimana l'hanno chiesto. No, ma tanto sono tutti solo per sub tu come hai detto di toglierli. Mm, sì, quando non c'erano i VOD per sub. Vabbè, fa niente. Comunque adesso l'ho rimessi, non li leviamo più, <ride> non li leviamo più. <ride> ehm... Vabbè, vabbè, comunque eh, ci sta. Ehm... Però è per, per sub. Ora ci sta, ora ci sta. Se aggiornate, ci sta. Eh, C'era stata una mi miscomunicazione tra me e Francescone. Bosi, grazie per i 12 mesetti. Bentornato nella flotta spaziale. Nuovo beh, Giannetto insieme. Direi studiavo te ho messo come sottofondo la playlist di Closed on Sunday. Che belli i tempi con le canzoni in stream. Cazzo, era solo quello. Cioè. Ma lo sciopero Titti Lo scopo dello sciopero è di creare disagi e problemi. Altrimenti non ha senso. È la forma di manifestazione è di... Potere contro il governo, andando a colpire i cittadini e di riflesso il governo, secondo me non ha senso, mia opinione. Io ritengo molto più efficace ehm, quello che ho detto prima, perché se, che ne, cioè nel senso il cittadino che cosa ti fa? Nel senso tu, tu sei l'autista dell'autobus, ok? Eh, tu vuoi che ci siano boh, più eh, stipendi più alti. Faccio un esempio, ok? Stipendi più alti o eh, minor tempo di lavoro, capito? Una gestione migliore del, del coso. Eh, è una cosa che, su cui ha diretto controllo eh, l'azienda o il cittadino? Come l'azienda. Cioè, eh, nel senso. Ti dico io. Se tu, auto, eh, se tu autista dell'autobus mi dici. Io, guarda, non, ti, ti lascio a terra. Non, 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 non ti prendo perché sto scioperando per questo e questo motivo. Io non ti dico. Oh, grande, dai, vengo con te. No, ti dico figlio di troia. Magari ti esplode l'autobus sotto il culo. Questo io ti dico, personalmente. Perché mi stai creando un problema. A me, che non c'entro nulla. E per me non ha senso questa tipologia di, eh, di, di sistema, onestamente. Cioè, poi magari ci sono delle. Circostanze dove gli potrei trovare un senso. Boh, in questo caso qua, sullo sciopero legato ai mezzi, secondo me non ha senso per quanto mi riguarda. Cioè, ahimè, i vari scioperi di... al centro di Roma mi stanno da fastidio. Tanto in ogni weekend ci sta qualcuno che manifesta anche per il tombino che prende poca acqua. Vabbè, ah quello, quello ci sarà sempre, però. Il cittadino inizia a rompere le palle all'amministrazione comunale, Stato, provincia o comunque l'ente che gestisce il servizio perché non ha ricevuto il servizio. Quindi l'ente inizia un dialogo con il lavoratore per eliminare i disagi. Secondo me è un funzionamento sbagliato, però. <ride> cioè... <ride> Me è un funzionamento sbagliato ragazzi, è molto più sensato quello che ho detto prima, anche gli scioperi in Germania funzionano che non controllano i biglietti per creare danno all'azienda e non al cittadino, esatto. Per me è molto meglio così. Cioè... È... Cioè ormai il punto è che ne... uno, uno dall'esterno percepisce così tanti scioperi che per... nel senso... Perde di senso. Secondo te io vado a lamentarmi da Trenitalia perché di qua e di là? Mh, boh, no. Semplicemente la prossima volta prendo Italo. Eh, o la prossima volta vado in macchina. Non lo so. O comunque eh, farò sempre una cattiva pubblicità verso l'azienda. Cioè, non andrò mai a parlarti. Cioè, io almeno capito, non me ne frega niente. E eh, a meno che non ci sia modo di ricevere dei soldi e farmi pagare, tipo che ne so, se fai ritardo con l'aereo più di tre ore, no, poi ricevo un rimborso, allora quello ok, ma se no faccio ritardo di un'ora, non vado a fare la letterina a, boh, l'Alitalia di turno o quel che cazzo è, onestamente, poi magari qualcuno di voi invece lo farebbe, io no, non so, la maggior parte, ma credo che uno non perda tempo eh, a fare una roba del genere, onestamente, eh, cioè... E il fatto che tu prendi Italo, chiedi il rimborso del biglietto, eccetera, non è appunto un disagio per l'azienda? Sì, però se c'hai due possibilità, ok, allora ti, ti, ti illustro le due possibilità: creare un disagio per l'azienda, i cittadini, e in più eh, le, le persone, il pubblico, hanno una cattiva opinione anche di te che stai scioperando perché gli stai creando direttamente un disagio. Questa è l'opzione 1. Oppure opzione 2: non crei un disagio per i cittadini, lo crei solo per l'azienda. I cittadini sono felici, magari appoggiano anche la tua causa. <ride> Queste sono le due cose. Eh. Parlo per Milano, l'azienda di trasporto locale prende soldi a prescindere perché ha un contratto con il comune dove viene pagata in base a quanti diametri al giorno i suoi mezzi percorrono. I biglietti che la gente paga vanno direttamente alle casse del comune. Per creare disagio all'azienda devi bloccare necessariamente le corse. Ok, è un funzionamento un po' strano. Io abito dentro Roma. Ehm. Però appunto ho detto ci sono circostanze e circostanze. Eh, questa è una circostanza differente, non lo so. <ride> Però è uguale. È uguale, cioè nel senso può avere assolutamente lo stesso effetto. Voglio dire, tu crei un disagio in questo caso. Cioè il punto è che tu crei un disagio a qualcuno per quant che, che gli levi dei soldi, ok? Fin tanto che tu non lo fai a... a, 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 a agli utilizzatori del servizio, secondo me va bene, nel senso io creo un disagio non facendo pagare, io azienda, anzi, ok, io non so come si chiama l'azienda, ATM, boh come si chiama, eh, non faccio pagare il biglietto a ai, ai tizi che salgono e sì, ATM continua a guadagnare soldi, ma a un certo punto il comune di Milano dirà oh, che cazzo succede? E quindi smuoveranno quel che bisogna smuovere, ipoteticamente. Per non parlare degli abbonamenti che non vengono rimborsati con gli scioperi. Ah, anche ad esempio, poi c'è da dire che su un abbonamento uno sciopero, cioè una giornata di sciopero, non lo so quanto. Cioè, io mi ricordo quando avevo quell'abbonamento dell'autobus anni e anni fa, costava, forse però era per studenti, boh, costava mi sa 250 l'anno, quindi era meno di un euro al giorno. Quindi anche se fossero capitati 10 scioperi in un anno, sarebbero stati meno di 10 euro. Quindi non so quanto vadano a rimborsare ciò. Anche se comunque se prendi 10 euro da me, 10 euro da te per altre milioni di persone, eh, insomma, ti sei fatto dei soldi gratis. Ma no, non abito al Quirinale. No, no, no. Vabbè, comunque quello. Cioè, questo secondo me è la, la cosa. Quando priorizzano l'attacco, così diventa come ATM. Si salviamo. Ma in verità, Franco. Cioè, non lo so ora come ora. Però, io mi baso sui TikTok del sindaco. Ok, i TikTok. Eh, mi piace molto come comunicazione, onestamente. Eh, non so, diciamo, quante, eh, quante altre figure eh, politiche in Italia facciano. A livello di comunicazione, quello che sta facendo lui, secondo me è un'ottima cosa sotto quel punto di vista. Eh, poi, per quanto riguarda le azioni effettive, sicuramente c'è da aspettare del tempo, Franco. A me pare che almeno a Roma stiano facendo uno sbrago di cose da circa un anno, un anno e mezzo, in previsione del giubileo. Numero uno, il giubileo è una cosa che c'è ogni 25 anni, quindi. Nel senso, la fai all'ultimo secondo, è un po' una cazzata. Eh, numero 2. E eh, numero 2. Ehm, come dire, bisogna aspettare un pochino che tutto si metta in moto. Numero 3. Spero che queste nuove cose che stanno facendo vengano fatte anche dopo. Cioè, nel senso, finisce il giubileo. Sti gran cazzi del giubileo esplodesse. Cosmo, E... <ride> capito? E... Però deve andare avanti la città. Io oggi ho dovuto aspettare 16 minuti per la metro a Ionio, a Milano, mai capitato, normalissimo. Normalissimo. Però, e... però, anche lì, um... come si chiama? Cioè... La, la, la metro, da quel che ho visto, almeno ripeto, sempre in base al, ai video che vedo, però perché non dovrei fidarmi, mi sembra, mi sembra tutto reale, eh, hanno ordinato dei nuovi dei nuovi proprio treni per la metro e tutto e che a mano a mano stanno arrivando, però devono anche arrivare, perché devono essere prodotti, costruiti, eccetera eccetera. Quindi ci vuole un minimo del tempo, perché tolgono i vecchi, però ne aggiungono comunque in generale di più, eh. Cioè Ah, no, la Metro B e soprattutto la B1 non sono affidabili. Io usavo sempre la. Io abitavo vicino alla B1, quindi usavo sempre la B1 quando era. Che prendevo la Metro anni, anni fa. Poi. Ho, ho smesso. Se ti piace questa comunicazione, devi vedere il sindaco Ballardini. No, quello è cringe. Non lo so. Non mi ispira proprio. Quello mi cringe un po' e. E non, non mi sembra che ti faccia vedere cose effettive che fa. Poi non lo so. Eh, comunque nel senso è il sindaco di una cittadina, non so di quanti abitanti rispetto al sindaco di Roma è un po' differente. Poi perché magari abito a Roma, quindi mi interessa di più. Hanno pacciato basar ieri sera mi pare, mano. Il tempo che costruisci i testi arrivano, vengono, assicur vengono assicurati, vogliono sette papi. No, 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 no. Ci sono delle tempistiche molto più strette. <ride> Eh, ma anche gli autobus ho visto, cioè hanno messo gli autobus con l'USBC, ad esempio, e non mi ricordo, e entro dicembre mi pare, di, di, di quest'anno forse, comunque entro pochi mesi, sostituiscono tutti gli cioè, o, non tutti, però, levano tutti gli autobus vecchi di Roma, e in media, anzi no, senza in media, tutti gli autobus di Roma avranno massimo... 5 anni di età e saranno sarà la flotta di autobus più giovane d'Europa vi ripeto questo è quello che viene detto nel video poi uno può andare a vedere eh, però mi fido ma no non ne ordinano 100 ne bruciano 200 bruciano quelli vecchi e bruciano quelli che non eh, che non hanno manutenzione e poi non lo so io non, non la vivo la questione degli autobus e altre cose quindi non ne ho... Che cos'è questa cosa che mi ha mandato Franco? Ehm... Quindi non ne ho idea onestamente. Ehm... Cioè nel senso non ho la percezione effettiva di poi come siano le cose. Dall'esterno da quel che... Da quel che mi pare stanno facendo cose per migliorare. Si spera che non si fermi solo al giubileo e che se non, e non si faccia solo per il giubileo ma che diventi uno standard normale. Ehm... Quindi... In realtà basta vedere il servizio televisivo sull'Atac. Ma è un servizio vecchio quello che dici tu. Lo ricordo. Sugli autobus in fiamme. Però non è una cosa di adesso. Comunque. Io spero che vada. Che, che, si, che si. migliori in generale. No, non mi guarderò, Sinergo. Non ho proprio voglia. Ciao, oh, Tino. Sono riuscito a buggare l'apertura dei pacchi su Pokémon. Vai, spiega. Oggi in America fanno le elezioni. Sì, ho visto. Cioè, in verità già da qualche giorno in alcuni stati, però. Autobus in fiamme ci saranno sempre perché non hanno la manutenzione. Eh no, Franco, si spera che cambino anche quello. Eh. Cioè. Sì, tonno, però è, una, è un servizio vecchio quello di cui tu parli, eh. Però. La fregatura di T è solo. È solo che Roma ha un problema cronico di fondi. Quindi quando arrivano, come per il Giubileo, si fa la corsa a spendere molte volte male. E quindi stiamo da capo a 12. Speriamo che non sia così, però. Cioè, si può sperare questa cosa? Dai! Sì! <ride> Cazzo! No? <ride> eh, spero che non sia così e che. Ehm, e che vengano sfruttati meglio. Alla metà il al Colosseo quando apre. Bah, credo, credo che vogliano aprire quella del Colosseo per, eh, per il Giubileo. Quella di Piazza Venezia, vabbè, 2030, quando sarà? Non lo so. Comunque, rimane il fatto che eh, secondo me quello che ho detto prima è il miglior modo per scioperare. Si può sperare se cambia qualcosa anche a livello di raccolta fondi e lotta all'evasione. Beh, ad esempio una cosa riguardo l'Atac è che, che eh, è aumentato anche il biglietto ora. Eh, non mi ricordo a quanto, però è aumentato di nuovo il biglietto, mi sa 2 euro. Ora che hai visto New York, non ho visto New York, eh, la scusa che Roma è grande non può essere una scusa. Beh Manu, ma infatti anche Los Angeles eh, nel senso ha, ha sicuramente... Um, cioè, ci sono delle, 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 delle strade, delle, ma anche la Hollywood Boulevard, ok. Non è che sia una bella strada, ok. Quindi, nel senso, le problematiche penso che ce l'abbia qualsiasi città. Però, che c'entra? Una città può essere anche mastodontica. Dipende quanti soldi gli danno. Una volta l'avevamo vista questa cosa. Poi, per qualsiasi sia il motivo. Però riceveva più soldi, cioè, da, 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 dallo Stato, boh, non lo so, non lo so nel so dettaglio da dove arrivassero, però in generale riceveva più soldi Milano per la gestione di Milano che Roma per la gestione di Roma, ed è una barzelletta come cosa, perché Roma è molto più grande, molto più grande, E eh, anche quello, cioè... Spera sempre, ma ti dico: lavoro in un ospedale importante di Roma e spendendo quei fondi. Appunto hanno rifatto un reparto nuovo due settimane dopo ci beveva dentro e ora sono ricominciati. Vabbè, perché là magari li fanno di merda e chissà che cazzo. Cioè, sì, no, assolutamente. Non era una cosa che sarebbe dovuta succedere. Eh... C'è cioè, sicuramente un problema. Però eh... da qualche parte bisognerà iniziare. Eh. Andiamo. Appena intendi aprire un pacchetto, scrolli velocemente sui pacchetti, veloce veloce in maniera random, ecco. Appena si ferma da solo il pacchetto che ti dà, lo controlla. destra e sinistra, apri quello accanto, lato sinistro. Lo selezioni e dopo lo apri facendo esattamente questa cosa qui, slide due volte nella parte dell'apertura tirando verso il basso e la terza lo apri. Ho trovato più volte full art in YouTube. Guarda, mi segno questa super cazzola giusto per provarla, Francesco, ma è una puttanata come quella del <ride> della pieghetta, Oh, a me, mai una volta la pieghetta. Ci cioè, ho provato pure. Ieri è eh? mai una pieghetta che abbia funzionato. Cioè, È eh. Sì. Twitter è pieno di teoria. È un meme ormai. Ti giuro. Alla guarda, Francesco. Non metto in dubbio che ti siano uscite le full art e quel che è. Però il fatto che sia un metodo. Io quello lo metto in dubbio, cioè, semplicemente hai avuto culo con i pacchi, anche, anche, anche se guardavi, se guardavi le, mie, le mie stream i primi giorni, oh, ogni pacco tra un po' trovavo una full art e altre mille cose, no? Mo', magari è perché so ho aperto troppi pacchi ormai, quindi adesso, non lo so, si deve rifresciare tutto, perché oh, è da un mese che ci gioco, boh, e è lì sparito, sparito, cioè... Pronto a vedere che trovi un pacco ad ogni lotta? Che vuol dire? Ah, dici? In quella modalità nuova? Le carte vengono decise quando premi il tasto apri pacchetto, è scritto anche nella sezione info delle buste. Sì, si sì, si sì, però è bello sperare. Come chi diceva che il mio si trovava nei pacchi di Mewtwo, stronzi, C'è gente che shoppava. <ride> L'ho appena fatto di nuovo e ho trovato Snorlax. Boh. Non lo so, ragazzi. Eh, secondo me qua c'è una super cazzolata. Però, Andiamo a verificare. L'intorno nuoce. Ovvio. Che mazzi sono in questo periodo? Ma Origin, che mazzi vuoi usare? Il gioco è online da un mese e comunque sono sempre quelle le carte che ci sono nel gioco, quindi... Non è che, diciamo, hai tanta scelta. Eh... Guarda, mi piacerebbe provare quelli con Starmie X, ma ancora non ne ho trovato uno. Ancora non ne ho trovata una. Eh... E quindi quello niente. Ah, tra l'altro, a proposito di Starmie X e quindi Pokémon di tipo acqua... Vi faccio vedere oggi cosa mi è capitato su Twitter. Mi è capitata su Twitter questa Misty. Oh. Allucinante. 11. Ma che poi Misty va tutto su una carta, quindi non lo so. Gheridos con 11, Articuno con 11, Labras con 11. Boh. Allora qua mi sono connesso. Ah, vediamo se va. Ok. Allora. Ok. un facile contro i bot di Lavras. Eh, vediamo. Per esempio, Bottrandal che salutiamo insegna che per i pacchettieri bisogna guardare al lato. Se l'angolo è spiegazione, ci sarà una grande carta dentro. Se non funziona, ban Ma non funziona, non è vera questa cosa. Lo continuerò sempre a dire, cioè, a me non ha mai funzionato mezza volta, eh. Mezza volta, cioè non è che dico tutte le volte o oh, una volta impossibile far funzionare questa cosa, cioè eh, non esiste minimamente come possibilità. Ah, tra l'altro dovrei cambiare la grafichina, quella per con scritto come scaricare il gioco. No, 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 Anna, ma è a caso, non è. Cioè, oh, o c'ho l'account buggato o a me non funziona mai quella cosa dell'angolino. Tra l'altro, sono capitate, non so se anche a voi, sono capitati degli eventi pesca come questo, ma senza la carta evento. Cioè... Ora apriamo questo. Vorrei una clessidra. Ok. Non lo riesci a prendere, Miao? No, 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 io l'ho preso più volte. Guarda, io ce ne ho un po', Manu. Infatti, ecco, stavo per farvi vedere. Allora, ehm, Ok. Ecco qua. Io c'ho Meow. Che ne ho tre. Meow. Eh, di Chansei Ok, Meow dell'evento con, con il bollino. Ma poi mi trova pure i Meow normali. E, e i Chansei normali. Anche se poi ci sta pure il Chansei dell'evento. Che ora allora, non so dove sia. Sono già due anni Ma non doveva essere una botta e via? Il Eccolo qua, Sono due Mosca, grazie per i 24 mesetti Ben tornato nella flotta spaziale, grazie mille Due annetti e si gode La possibilità di scambiare carte la metteranno ragazzi C'è scritto che arriverà eh, Sarebbe bello eh, sapere quando Però, vabbè questo, questo è Allora, proviamo questa Cacata Appena apri un pacchetto, scrolli velocemente sui pacchetti. Veloce, 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 in maniera random. Appena si ferma da solo. Ma non si ferma da solo, devo rollare io col dito, no? Giusto. No, non l'ho fatto che pacchi di picoce ormai. Ok, allora e secondo la tua idea è: appena si ferma il pacchetto che ti dà, lo controlli destra e sinistra per controllare se è dritto, ma è storto. Cioè, è dritto, non è storto. E apri quello accanto, lato sinistro, lo selezioni <ride> e dopodiché lo apri facendo esattamente questa cosa qui. Slide due volte nella parte dell'apertura, tenendo verso il basso, e la terza lo apri. Quindi ti dici, fai così, poi fai così. E poi fai così. Ci credo. <ride> non eh, non no, lo so ragazzi. Secondo me è random come cosa, eh. Guarda, ne apro un altro. Ma che cazzo dici? Scusa, proviamo un attimo un terzo. <ride> Questo su me no. Eh, non dovevo girarlo. Ah, ecco. Non dovevo girarlo. <ride> che puttanata. <ride> non, non mi freghi. Allora, due volte ha funzionato. Va detto, eh, però... Cioè, lo ripeto, è casuale, ma è come la pieghetta, eh, capito? Cioè, botta di culo che il pacchetto con la pieghetta eh, cioè, ma che non seguo le regole? Ma a te le regole, dai. Cioè. Allora, oggi è uscito questo golosissimo evento Lapras. Eh, è un evento che andrà avanti fino al 18... Eh, fino al 18 novembre. Ed è un evento farmabile, se ho capito bene. Che sono questi cosi? Recupera energia evento con CPU. Ah, interessante. Allora, leggiamoci un po' la guida. Durante gli eventi bonus puoi lottare contro mazzi di ogni genere. Se vinci avrai la possibilità di ottenere buste promo. In queste buste puoi trovare carte speciali. Nota, le buste promo e le carte mostrate nell'immagine hanno lo scopo puramente illustrativo. Per partecipare alle lotte evento hai bisogno di energia evento. L'energia evento viene recuperata gradualmente con il passare del tempo utilizzando le clesside evento buste promozionali. Le buste promozionali sono delle carte. Sono uh, uh, le buste promozionali, no. Una delle seguenti carte, scelte in modo casuale, verrà inclusa tra le buste promo che potrai ottenere tramite questo evento. Ma anche Pikachu, Clefairy, Butterfly, Lapras e X. Ok. Allora, se, se ho capito bene, ci sono diversi livelli di difficoltà. Ma ipotizzo che ci sia bisogno prima di sbloccare il primo, poi sblocchi il primo, trovi il secondo e così via. Prima ricompensa, possibili ricompense. Obiettivo, metti KO il Pokémon attivo avversario una volta con un attacco di un Pokémon lampo. Metti in gioco tre Pokémon base. Fammelo un secondo, vedi sto mazzo? Non me lo fai vedere? Allora. No, ce n'ho solo uno di Pikachu. Porca troia. Pensavo di averne. Pensavo di averne di più, dai. Giusto. <ride> allora, Zapdos più bello. Non penso di averlo, ma anche perché quello è Zapdos normale. Non è YEX. A posto così, Raichu. La zebra. Il sergente. Ah, non lo uso da un botto. Raichu ce l'ho. Posso mettere due Raichu. Ah, tra l'altro, ecco, voglio provare una cosa. Questi sono orribili. Questo vediamo. Ok. Così. Ok. E Elettro Propone con tu. Ma me la dati gratis i cosini, eh? Cioè, vediamo, capiamo. Voi l'avete provato quindi? Inizio io. Cioè, dico, avete provato questa modalità. Eh? Mm. Mm. Allora Io metterò la zebra Devo fare la ripetizione L'ultima difficoltà per il drop garantito di boost prova no, no quello lo so Quello lo so che è l'ultima cosa te ne dà di più Sposta tutte le energie dei tuoi Pokémon in panchina al tuo Raichu Electrode oppure Electabase in posizione attiva. Eh, ad averlo, Raichu. Tra l'altro buono perché. Questo è acqua volante. Facciamo una domanda. Questi tre Pokémon vengono considerati Pokémon base, giusto? Quindi ho fatto il mio. La mia... Gloriosa mossa, giusto? È la mia sfida. Um, allora, non so se provare a fare Streak o puntare direttamente a Pikachu. Io mi sa che punto direttamente a Pikachu. Fa 60 di danno, Pikachu. E appena c'è un altro Pokémon elettro... 60 di danno, shottiamo qualsiasi cosa qua. Io faccio così. Perché poi usiamo velocità X per scambiarlo. Vai. Solo labbra sono shot che a 140. Mi sa anche Geridos. Mi sa anche Geridos. Ho visto qualcosa al cinema in questi giorni. Oggi dovrei andare al cinema a vedere The Substance, credo, barra spero. E ho visto... Non lo so, li trovi su Letterbox comunque gli ultimi film che ho visto. Non ce l'ha Se non l'ho mai beccato. Ah, beh, ma tu parli di questo, del bot. No, io dicevo in generale. Stai a tryhardare, Elisabeth, eh. Cioè. Sette, grazie per due mesi mesetti. Ben nella flotta spaziale, grazie mille. Eh, lo voglio vedere, Ste. Leggi il messaggio che ho scritto sopra, ti conviene farlo. Era un'altra cazzata, tanto. L'ho appena fatta per il meme Ho beccato solo full art Più Mewtwo immersi No joke Posso mandare skin da qualche parte Per la prova se vuoi Titti Ma quale trick? Mica hai detto un trick Buono Dammi un po' come un elettro Che sarà tanto gli unici Che abbiamo in squadra Benissimo Ok Eh, così, cavolo, oh, questa cosa non la pesca misteriosa. Se trovate su schermo mentre mi mischiano le carte, lo metti in 0 per vedere dove ha a finire la carta da pescare. Ci ho appena preso Gheridos. Quella cosa è, è vera. Allora, io ci ho sempre pensato in verità in questo mese. Però, non l'ho mai fatto. Ieri l'ho provato a fare perché mi è capitato su Twitter uno che diceva di farlo. Ho detto, cazzo, in effetti, perché non l'ho mai fatto? Ehm però uh. non... Ah è vero Raichu non puoi evolvere lì ex Vabbè Ehm Però Credo di averlo fatto male e av Avrò perso la carta con gli occhi Perché infatti ho perso Sarebbe questo film horror quello che hai detto The Substance? Guarda, onestamente non so bene la trama di The Substance. però. ne parlano tutti benissimo. e. non ho beccato il pacchetto, ok. e. e lo, voglio, lo voglio vedere. Ah, questo è l'Apras. Ah, mazzo Lapras e Starmi, mazzo Lapras. ah, ok. Possibile ricompensa. Metti K.O. -Po il Pokémon attivo avversario due volte con un attacco di un Pokémon lampo. Metti in gioco un Pokémon di fase 1. Vince la lotta entro il turno 14. Quindi usiamo di nuovo l'elettro. È più un body horror. Alcune scene non sono per tutti. Body horror è una bella descrizione. Qui stessa roba di prima. Io mezzo che provo a tenermi la. La cosa... No, nessun pacchetto. Faccio così. Subito l'Apras. Aia, speriamo non vecchi misti. Io comunque il Tenente Surge sapete che lo leverei come carta. Cioè, eh, il Tenente Surge mi serve solo e soltanto con Raichu. Io ho un Raichu in squadra e un Pikachu normale. Mm... Cioè... Non mi sembra conveniente come cosa. Infatti fa un po' cacasto elettro. <ride> ah sì, ma non lo uso mai, cioè l'abbiamo creato lì non so quando. Non me lo ricordo. Il gioco è Pokémon Pocket. Substance è una critica sociale sul corpo femminile, la sua strumentalizzazione. Una vecchia subretta entra in contatto con una sostanza che lo rende giovanile, ma credo ne sdoppia anche la personalità pian piano con effetti devastanti. Bello, me l'hai venduto. Allora, velocità. Ritirata. Lo sciottiamo adesso, labras. Uh, Mezzo che sì, vero? 110 andremo fa. Buono. Hai sentito del principe e della principessa di Spagna che sono stati contestati a Valencia? Boh, potrei averlo letto di sfuggita, Marcello. Non che mi interessi molto. Non è troppo difficile questo evento, peccato che... Tipo, appena arrivi a livello Pro per finire le missioni devi rigiocarlo un botto di volte. Per ottenere tutti i pacchetti. No? Io mezzo che punterei a usare Zapdos Sapete? Cioè a sto punto questa energia la butto su Zapdos Devi vincere 20 volte Come 20 volte? Zugu Zugu Ciao oh, Giorgia Enzo grazie per i 20 mesetti Ben tornato nella flotta spaziale Grazie mille Proprio una missione Ah, vabbè, dopo leggo Mostra, Fa già tutti i pro player. PAPPARAM. Che culo. Che culo che ho usato la, la pozione. Oh oh. Non riesco ancora a usare l'immersiva comunque, cazzo. Mi capita sempre troppo tardi. Advance devi vincere 5 volte, il Pro devi vincere 20 volte. Ma per ottenere che cosa? Ma sei serio Francesco? Per finire le missioni e che ti danno le missioni? Oh pacchetto! Pacchetto! Quanta era la percentuale di drop del pacchetto? Dove si aprono più che altri pacchetti? Oh. 38%, beh, buono. Buona? Ah, non è un pacchetto, è una carta promo. <ride> Ok 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 Volevo chiedere una cosa Volevo usare i lingotti non a pagamento per aprire i 10 pacchetti Ma non me li fa utilizzare Sai per quale motivo? Che sono i lingotti non a pagamento? Le clessidre? Ho preso la moneta di Miao C'è l'evento E... Stavo per dire una cosa. Allora, modifichiamo mazzo. Come lo modifichereste voi il mazzo? Perché io non lo uso mai, l'elettro. Allora, io surge. In verità a me surge. Cioè, surge Rai, Cioè, non dispiace. Però tocca cambiare un po' tutto qua. Vediamo un attimo, elettro lampo. Perché prima ho letto che dicevate di Magneton. Ma oh, è a 4 d'energia. Ah beh, ci sta. No, aspetta, che fa... Eh, che cazzo. Voltorb. Sì, sì, posso Voltorb. Io ho pure 4 Raichu, in verità, eh. Possiamo fare di tutto tutto solo magnetone o uno allora possiamo mettere due voltorb vai ci rulliviamo e poi Dammi quel Pikachu x Ma molto meglio questo Scusami Andre <ride> Hai 17 lingotti Aventador Li puoi usare, Li puoi usare lì sicuramente Dove cazzo l'hai trovato? Nei pacchetti Questo l'abbiamo trovato a caso Ho aperto un pacchetto singolo E lo trovai però vabbè, ormai ce n'ho tanti. Cioè. Oh. Si può mettere pausa? Che cazzo lo sapevo che si poteva mettere pausa al video? Che bello! Io gioco da un mese comunque. Cioè. Due Voltorb, due Electrod, due Pikachu. X due Zapdos, si ex zaptos ex non ce l'ho tu sì, ma io ho comprato del Pokédex. Che vuoi? Eptil? Così? Eh Magneton ce n'ho uno. Vabbè, allora se mettiamo Magneton eh, usiamo il Tenente Surge. Che cazzo fa Surge? Sposta le energie a Raishu Electrodo Electabase. Perché dovrebbe scombare con Magneton, scusate. Prima vi ho detto di sì, ma Sì, Giorgia, e eh, devo aggiornarla come cosa. Vabbè. Aneton carica l'energia su se stesso. Una volta durante il suo turno puoi prendere un'energia dalla tua zona energia e assegnarla a questo Pokémon. Ah, capito? Eh, mi piace di più. Ne vorrebbero due di Magneton, forse? Facciamo un altro Pikachu normale. Dov'è quello promo? Ah, ce n'abbiamo solo uno. Mettiamo un altro Raichu. Ah, proviamo così, dai. Tanto non penso che sia chissà quanto forte anche quest'altro che facciamo, no? 2 su 3. Che cazzo? Eh, che cos'è che non ho fatto? Metti in gioco un Pokémon di fase 1. ha ah, un'evoluzione, vinci almeno 5 lotte, Vinci la lotta usando un mazzo. Qui tutti i Pokémon sono rarità. Rombini fino a 3 rombini, mmm. Non credo, vero? Si può vedere la rarità delle mie carte senza... Allora, uno, due, tre rombini... Quattro rombini... Non devo usare gli X. Questa come viene considerata? Questa è una promo, quindi è al di fuori. O viene considerata, cioè... Come faccio a capire quali Pokémon sono rari? C'è scritto sotto, cioè quei rombini là, c'è la rarità. Vabbè, ma che mi dà ora quella missione? Cioè non è che mi interessi chissà quanto farla ora la missione, si può... Si può fare tranquillamente poi dopo. Voglio semplicemente andare avanti. Ah, mi dà delle clessidre. Ah, quattro clessidre, ma chi se ne frega. Andiamo. Pikachu! Altro Pikachu! Anche se... Aspetta. Mi pare che me lo shotto adesso. Aspetta un attimo la ricerca accademica prima di mettere l'altro Pikachu Tanto se il tuo obiettivo è soltanto sbloccare i pacchetti puoi giocare a modalità più facile all'infinito. Beh, la modalità più facile no perché c'ha il drop dei pacchetti basso, però. Ok. Laprassi ex promo è lui. Buona, la Pokeball. Buono la Pokéball. Buono. Buono. Possiamo evolvere questo promo Sì Penso di sì Metti comunque Pikachu qua Mettiamolo eh... Questo facendo solo la pro è easy la probabilità di pacchetti è già più alta. La pro non è al 100%? A che l'ha data l'energia? Ma perché? Sotto di Allora... Mi fa 40 di danno Abbiamo una pozione Ok hey, pokeball Interessante Interessante Aspetta però. Rimuovi tutta l'energia assinata a questo Pokémon. Zugu, zugu. Eh, va bene, dai. 50 mesi hoyade. E se no, sì, sì, va bene. È vero che forse era meglio per il Lapras EX, Ma. Ma c'ha pochissima vita. Perché ha così poca vita, Raichu? Enrico, grazie per i 50 mesetti. Ben tornato nella flotta spaziale. Grazie mille. Quanto fa questo Pikachu? Fa 110, vero? Pam... Um. Pa -pa 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 -pa. Pescare magneton adesso non sarebbe male. Ok. Giusto per eh, metterlo sopra. Allora, secondo me noi adesso facciamo una bella pozione qua su Raichu. Ci arriva a 100 di vita. Velocizziamo Pikachu. Ci ritiriamo. Mettiamo Raichu in campo. Passiamo. Prossimo turno. 140. Abbiamo vinto. A meno che non faccia Giovanni. Ma comunque gli farebbe 90 di danno. Ok. carino oh, ho sbagliato vai bello, bello voglio direi di fare due volte due Electrode, due pikachu, due o due zebstrike perché con rai e manetone il mazzo è troppo lento a caricarsi inoltre di che con maneton ti costano due e non uno Ah, però ora... guarda, questo mi è piaciuto più di quello di prima e prima c'avevamo la zebra. Due sfide fatte. Oh, ho preso la bustina. Che culo. Quindi pro è l'ultimo? Giusto? O non è l'ultimo? No, qual è l'ultimo? questo è l'ultimo e eh, non c'era non c'era il 100% di di pacchetto garantito. Perché mi dice possibile pacchetto? Vodo. Te lo dice comunque. Ah, ok, te lo dà. Comunque, per questo evento step è molto semplice in verità. E io qui allora, ma domanda, secondo voi conviene farle queste fare questi queste pesche chance che però sono a pagamento con l'energia? Perché io qualcuno l'ho fatta, ma ormai ce l'ho tutte e due le carte. Una volta che le hai entrambe no, ok. No, magari cioè io ho pensato ad esempio magari per gli scambi. Cioè comunque sono delle promo. Quindi eh, o ci giochi adesso o ci giochi adesso. Teoricamente poi non le puoi più prendere, capito? Quindi magari... le avranno tutti, beh, solo se giochi. Allora, comunque l'evento è molto semplice. È un evento con la CPU in cui ci sono quattro livelli di, di mh, gioco. E ogni livello ha delle ricompense differenti. Eh, ma il punto è che tu punti a trovare questi qua, che sono questi. Pacchettini promo. E, e basta, ci sono delle sfide nel mezzo, come tutti quelli per la CPU. Cos'è che abbiamo fatto qua? Ah, vinci 5 lotte, ci manca e vinci senza la rarità, va bene. Proviamo il pro. Mazzo Lapras, gli e Starmi X. Ok, vince almeno 10 lotte, vince, vabbè, ma voi stavate a dire, vinci 20 lotte, cioè comunque sì, ok, è la sfida, va bene, ma per 5 clessidre, sti cazzi, uno lo fa perché ti dai i pacchetti. E... Apri un pacchetto in quella maniera, come... se è come dico io, regali la salva a qualcuno. Ma un pacchetto di che tipo? Ma l'abbiamo fatto prima, Francesco, no? Io ho trovato tutto prima delle 20 partite. Eh, beh, ma infatti, ovvio, cioè. Le ricompense fa un po' caca. Ma invece, scusami, la, la Prassi X, cioè nel senso, si ottene in un qualche modo specifico? O è casuale, comunque, tra i drop che puoi avere? È casuale. Non hai eseguito l'ultimo pacchetto come da Prassi. Dai, guarda. Allora, riapro un altro pacchetto. Come dici tu? Allora. Secondo la tua tecnica, Francesco, pacchetto Pikachu, ma perché Pikachu? Io non lo voglio Pikachu, ho il pacchetto Mewtwo, comunque pacchetto Pikachu, secondo te io devo aprire il pacchetto, scorrere veloce, lasciare, vedere il pacchetto quello che si ferma in automatico da solo, slidearlo a destra, slidearlo a sinistra per guardare i bordi anche se non ce ne frega un cazzo, aprire il pacchetto alla sinistra, non importa se è girato normale, lo apri così com'è... Um, lo apri così com'è, e poi apri facendo una volta così a metà e trascini giù, una volta così a metà e trascini giù, e poi la, la terza volta finale. Ed è garantita una full art. Se questa è una cazzata, ti perma banno. Allora, c'è da dire che prima l'abbiamo fatto tre volte questa cosa, E due volte ha funzionato. Vabbè, la Olo. Facciamo che vale come Olo, come buona. Oh. Per me è una cazzata. Dai, andiamo a giocare, va. Usando un mazzo, vince la lotta. Ok. Sì, la tecnica era per la full art, esatta. Ho fatto tre volte il movimento del dito. Ma no, non ti ascolterò più. Allora, io metterò sempre Pikachu qua. Magnemite qua. Quest'altro Pikachu, per ora ce lo teniamo. Sariu. Shotarla subito ci farebbe molto comodo perché gli impediamo di evolverla in starmi. Però shuttarla subito non si può fare. Ci servono comunque due turni. A lui mi sa. Ah sì, ragazzi. Ma chi se ne frega se c'è il tasto? Dovete rovinare la magia. Ma chi se ne frega se c'è il tasto? Skip. Il carosello è finto, eh. Gnee, 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 Oh. Let's. An interesting situation. Una molto interesting situation, devo dire. Per lamentarmi con l'account rigged e ho trovato 9 cleferi di fila. Ah guarda che è buo, ultra buona Clefere! Eh? Cioè è buggata. Non simpatico Non. Non particolarmente Non particolarmente simpatica a starmi A starmi cisciotta Ok Eh <susurra> Se perdi non sprechi l'energia, ma davvero? Vabbè, allora... Ma la mia domanda è in questo mazzo l'ho messo il tenente Surge? Non lo so mezzo che fare i zapdos no sono un pepega se non l'ho messo questo è interessante Questa è molto interessante come situazione. C'è la sfida di non fargli ottenere punti. Mm. Perché? Noi adesso potremmo anche ritirarci. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Vabbè, sti cazzi della sfida. O oh, prima o poi la faremo la sfida. Passiamolo una volta, dai. Comunque, scosto che secondo la programmazione, cosa del pacchetto piegato piegata. È impossibile. Basta programmare che i pacchetti con la piega non drop. Ritmi, risolvere i problemi programma di programmazione. Anche, però, non era quello. Che dicevano ieri, Manu. Paraparaputu No 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 C'era un altro maneton no quindi mettiamo Pikachu Che piega Nei pacchetti c'è una piega ma Non bisogna pegarli, pacchetti. <ride> che ci mette? Lapras. Ah, non ho usato la carica a volte. Vabbè, tanto non cambia niente, è morto, ho vinto. Non Facciamo nulla, cioè... Sì, me ne sono dimenticato, ma... Non... serve. È questi pacchetti promo che ti danno puoi ricevere qualsiasi pokemon no solo, solo le carte promo ok ok ma ho una domanda le ricompense tipo questa, Le, cioè nel senso vinci la lotta e entro il turno 12, è una sola volta, giusto? Non è farmabile, credo. Il farm è solo questo, il possibile ricompense. Magari, eh... <ride> Vediamo. Dammi la brasso al primo pacco, dai. Cado. Quante sono in totale le carte? 6 Ce ne abbiamo 2 per adesso beh? Abbiamo Pikachu Per 2 E Clefairy E dopo quanto Ho sbagliato Dopo quanto si ricarica sta cosa? Ah ogni 12 ore Ah però la puoi ricaricare Con le Clessidre evento Ah, ammazza, vabbè. Ma come le prendi le classi 3 Vento? Ah, proprio. Ah, vabbè. Chill. Devo vedere le carte dell'evoluzione che usciranno sul mercato a gennaio. Um, le ho già viste, quelle Terra Crystal. Eh? E quelle Terra Crystal Sì sì Una tipo Alternative Art Non so se hai visto quelle oh, Però non sono Così informato sul dirti Wow oh mio Dio questa è diversissima da Quell'altra Parlami delle carte che escono su Pokémon Pocket Ho visto che le carte Di Pokémon Pocket ho visto il, la, la Schedule e effettivamente la nuova espansione, denominata Espansione B, uscirà a fine gennaio. Invece, eh, quindi ogni tre mesi. No, sì, ogni tre mesi. E invece ogni mese e mezzo ci sarà una mini espansione. Ehm. Tra sei settimane praticamente Quindi a metà novembre Mamma mia doppio labbra ex lì Ah no Mewtwo Mewtwo è del prossimo pass Però non è Ah Ah metà dicembre sì perché siamo già a novembre Metà dicembre volevo dire sì 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 Vabbè avete capito Vodo? Vodo fino a un certo punto. Anche perché se io non metto questo cazzo di tenente Surge dentro il mazzo non ci faccio un cazzo. Comunque i suoi 90 di danno me li fa? Ho una pozione quindi mi fa 70 di danno Consideriamo Però l'Apras se si carica a 3 ci shotta Però noi in verità stiamo nel chill Secondo me eh Stiamo nell'ultra chill Proprio Cioè carica volt Qua E qua fai una pozione Un'altra pozione un'energia Zapdos 9 elettroruoto Lo shotti Prendi due punti Entra Lapras Lapras a 140 di vita uh, A 3 Abbiamo vinto A 3 di ritirata 3 di ricarica Per la, la mossa Non ce la fa A meno che non usi misti No Solo misti ci frega. Attivare misti non c'è. Beh, magari ti capita. Che ne sai? Magari è random, Elisabeth. Magari ci avuto culo. Eh, vai. Per dare un consiglio su come iniziare il gioco? Eh, facendo le sfide con la CPU. Le sfide con la CPU all'inizio sono una manna dal cielo. Alla Pro c'è? Allora ecco, visto? Eh. Pa 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 Na 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 na. na, na. full di amicizia. Eh, lo so. Eh, ma sono solo 100 gli slot. Appena iniziato la sfida La prassi ex è impossibile Ah dice perché appena iniziato La sfida la prassi ex è impossibile eh, Boh non lo so In verità penso che la maggior parte di voi Abbiano cominciato adesso Che è uscito effettivamente il gioco Quindi Oh Caccia qualcuno aggiungimi ma io vi posso ancora aggiungere, eh, semplicemente non posso ricevere più amicizie dall'esterno. E devi scrivere, scrivimi il tuo... Palle Scrivimi il tuo, il tuo coso, Andre. Comunque, dato che eri tanto sorpreso, ti è faccio vedere le vere carte belle. Oh. Guarda qua che mina. 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 Oh. Qua che mina. Basta. E... Ma le provo qua sotto, no? Quindi... Quindi queste qua sono quelle, ecco perché Butterfree si ottiene tramite una busta promozionale che io dicevo l'altro giorno, ecco da dove arrivano. Ma tu stai prima completando un set o stai prendendo tutti e tre i set? Ma io ho completato tutto, eh, però... Eh, ma io vi direi di completare. cioè non... Allora, io quando stavo all'inizio ho aperto tutti i set, ok? Aprivo un po' di qua, un po' di là. Eh, però vi direi che forse, forse è meglio... Fare un po' più su un set all'inizio, cioè che ne so, fatti Mewtwo. Ok, non che tu lo debba fare al 100%. Ok, però ti prendi le carte di quel set lì, che magari sono che ne so, ti riesci a fare Mewtwo, Gardevoir, e hai già uno dei mazzi più forti del gioco. Io, io ho iniziato più su Mewtwo, onestamente. Ho iniziato più su Mewtwo. E poi, comunque vi consiglio per guardare quante carte avete, di quale espansione. Andate su questo cerca un po' discutibile. Fate selezione a bustine. Scegliete che ne so, Mewtwo. Fate ok. E, e qua vedete c'è scritto già supremi 102 su 104. E quindi vi dice: io, ad esempio, in questo caso ho 102 carte su 104 del pacchetto di Mewtwo. Le due che mi mancano sono Venusaurus X, che è la numero 4, e Articuno X, che è la 84. Poi invece le 12 invece sono quelle. Ehm, diciamo. Quelle con gli art. Ora non mi ricordo come si vedeva. Questa cosa che vi voglio far vedere ora. Così. E. Ecco, ad esempio, qua mancano quelle. Le fuori serie, sì, diciamo. Esatto. E quelle non ti dice quante sono in totale, ma basta contarle. A me ne mancano una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9. Che sono, boh. Venusauri, ex Gengar, ex. Comunque sono tutti gli ex, qua. Koga, vabbè, gli allenatori Giovanni. Saranno due allenatori. Due allenatori a, a pacchetto, mi sa. Accetti le amicizie fra. Solo dei sub. Ma in verità sarebbe da, sarebbe da eliminare tutti gli amici e ricominciare. Cioè, è Pokémon Pocket. Final Mew come si prende? Mew si prende completando il Pokédex nazionale, cioè il Pokédex di canto. Comunque, dai, giochiamo. Così devo fare, giusto? Allora, vogliamo provare a fare una sfida? Onestamente, cazzo me ne frega di quella sfida là, fammi vincere i pacchetti e basta. No! Non ho messo il tenente. Nemmeno se ho aperto un godpack mi aggiungi. Non penso che tu l'abbia aperto e No. Le clestite sidero che servono, servono per ehm per le pesche. Per le pesche fortunate. No, il God Pack non sono una fake news. Però a me non è mai capitato ancora. Ho messo subito l'Apras in campo. Brutta situa. Situazione. Vabbè, dopo noi evolviamo Magnemite, lo facciamo diventare Magneton. Però solo dopo averlo eliminato dalla panchina, perché useremo velocità x Pikachu, vediamo se puoi metterlo. Noi vogliamo andare in campo con Pikachu e fare l'Apras, ma l'Apras non lo shottiamo così me non mi dai i pacchi se vinco? Dipende a che difficoltà stai facendo. Alla difficoltà massima è garantito il pacco. Se fai difficoltà più basse, il pacco non è garantito. Quindi forse è per quello. Io mezzo che farei la macumba a un certo punto, eh. Aspetta, aspetta, guardala. Ma che ho fatto? Ma lo devo mettere su mute su Pikachu? Ho sbagliato. Ho sbagliato. Oh Io ho trovato manchi Butterfly, Clay Fable Quale manca? Ne mancano tre mi pare Però ci, ci sono scritte sopra Aspetta eh la pozione ce l'abbiamo sabrina no cazzo ci frega armi fa 90 di danno vabbè a vincere vinciamo eh, solo che Possiamo fare Sabrina su Starmi. Se lui non mette nient'altro... Ah, qualsiasi cosa metta. Se c'ha massimo 110 di vita va benissimo, in verità. Va benissimo, abbiamo vinto. Ah! Perché non ha dato il voto a Walks Letterboxd? È recentemente perché mi devo ricordare di, di metterli, Silvestro. Sia... Sia il voto che qualche recensione pure. eh. Comunque, dicevo qua ci sono i pacchettini, buste promozionali. Sono 5 carte. Io ho beccato solo Pikachu e Clefairy. Manca Butterfly che è una Holo, manchi che è normale. E l'Apras EX che è una EX. Ci si può cliccare sopra? No, col cazzo. È presto che ci fai sveglio a quest'ora? Mm, non è molto presto in verità. <ride> no, non è garantito il Lapras all'ultimo evento. Perché te l'ha droppato all'ultima. Che culo, cazzo. Oh, finalmente metto il cazzo di Pikachu immersivo, eh. Anche se così fa zero di danno quasi. Non bello. Not cute. Ok. Inutile comunque. Fammi Pikachu. Godo. Godo, godo. Godo, 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 godo. godo. Basta. No, Marco, incazzato. Hai bannato, ma... Hai... Ti hai Marco Francesco? Sei un po' razzista. Comunque posso dire che questo evento non mi sembra molto strutturato per far vincere il bot. Cioè è molto più difficile um, la, sfida, la sfida pro dei bot normali piuttosto che quelli di Labras. Ha veramente tanto. Non è vero... Io l'ho fatto io. Ragazzi, ma voi, eh, cioè, Andrew, tu e Elisabetta, eh, secondo me siete un po' dislessici oltre a essere voi e vi autodescrivete, ma l'avete sentito cosa ho detto? Ho detto, secondo me, questa, questo, questa sfida non è programmata per far vincere il bot. E voi dite, no, no, ma è facile. Ma. Ah. Denuncio Ma no ma <ride> sì, Io possum che con la bocca eh... <ride> Si aspetta l'ultimo Ma è questo l'ultimo Andrea. E' questo l'ultimo livello del bot Ma no ci sta che è il primo evento Hai detto l'opposto ma che ho avuto culo? Ma non è vero che ho detto l'opposto Non lo so Non lo so Riascoltiamo VOD Riascoltiamo VOD Vai fate clip Fate var Richiedete il var Vai apriamo questi due pacchetti Non so farla, fatela. Hai detto l'opposto, prossimo streaming. Vestito da pagliaccio. No, no, ma tanto è già normale. Godo. Ne mancano due. Ci manca Monkey e Lapras. Al, ah, il terzo Pikachu. Pa, pa, pa. Ok. Comunque, per chi si chiede come faccio ad avere tutte le carte, come... perché sto a livello 27, io sto giocando da un mese, ragazzi, da quando è uscito in Nuova Zelanda. No, oh, non ho messo... Non ho messo di una volta niente. Hai detto questa sfida è sfruttare per far vincere il bot Mandami la clip Mandami la clip Mandami la clip No ancora non l'ho trovato l'Apras Non si può più fare è passato troppo tempo Ma cazzo dici c'è il bot Dendrio? Abbandoni non perdi la stellina blu, eh. Sì, sì, me l'avete detto che se perdi non, non perdi niente. Prendi Pokeball. Darà Pikachu. Ricerca accademica. Raichu. Solido, solido, solidissimo. Solido, solidissimo. Anche io la Brasalbiana pensavo dovesse a prescindere invece è random. Sì, è random. Però vabbè, ci sta, ti farei giocare più volte. cioè. Ma che poi, scusatemi, c'è una domanda stupida. Stupida ma non stupida. Io potrei smettere di utilizzare il mazzo elettro adesso. Dopo aver fatto la sfida dell'elettro. Ok. Eh, eh... possiamo usare altro. Potremmo usare un bel Mewtwo. Buono. Però tanto senza il sergente... Eh, ce lo diamo in faccia. Era perfetto. Era perfetto. E vabbè... Mm. Facciamo così? Il mazzo per stare il mio illustre intrattenitore, YouTube, <ride> però vabbè l'elettro. Cioè lui è, è un mazzo acqua. Quindi in verità, che vuol di Andrew? Vabbè, ma il bot è stupido. Comunque, ma che fa? Io comunque. Eh, allora se, se prima ho detto quella frase che dite voi, mi sembra vero. Ora, ora, ora facciamo subito bar. Secondo me è impossibile. Un'ora 34 e 20 secondi Vediamo che dico Un'ora Ma ci deve essere stato un bug di sistema Comunque posso dire che questo evento Non mi sembra molto Strutturato per far vincere il bot, o oh, più chiaro di così, ragazzi. Non mi sembra molto strutturato per far vincere il bot. Magari non si è sentito bene il non col microfono, ma eh, dove sta il non? Ma senti, eh, cioè, comunque posso dire che questo evento non mi sembra molto perché il microfono si è un po' abbassato, però. Eh... Cioè, guarda, c'è cioè anche nei sottotitoli, eh. Non mi sembra... Mm. Comunque posso dire che questo evento non mi sembra molto mm, strutturato per far vincere il bot. Cioè, anche perché che, che, cioè, è un pippone, ma che frase sarebbe che fa vincere il bot? Non è vero. Hai visto? Io l'ho detto, siete degli opossum con la bocca. Non <ride> muovine bene la bocca, ma non è vera questa cosa, cioè. <ride> Ma infatti mi sembrava strano che avessi detto l'opposto, perché avevo fatto un pensiero di una semplicità semplice proprio, cioè... Non l'ho inserito col sottotitolo, è automatico, è automatico, cioè. Eh. Perché pare che non lo dici. Eh, ma il microfono che mi ha un attimo abbassato la, la soglia quando ho detto non... Eh, però l'ho detto non è che pare che non lo dico ehm. ah no siete voi che non avete capito non è che non ho collegato la bocca le cose allora aspettate ehm. eh, che mi hanno scritto mille cose adesso e devo leggerle ora Mettiamo Zapdos, facciamo ricerca accademica. Peschiamo un bel Pikachu che poi diventerà un bel Raichu. Va benissimo. Pokéball Pikachu. Benissimo. L'Ex mi piaceva forse di più. Però. Eh, lo accettiamo. E l'energia non la possiamo dare a nessuno. L'altro manimite non lo mettiamo. Andiamo avanti così. No, non, non mi sono messo d'accordo con i sottotitoli per, per offendere la chat. Non, 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 è, non, è, non è assolutamente vero. Eh... Okay. ok. Allora, qui che cosa abbiamo da fare? Ci mettiamo su un bel Raichu? Parrebbe di sì. Anche lui tanto fa la stessa cosa Sta caricando il suo Lapras Però noi gli famo il culo Io farò così Almeno c'ho un po' più di vita forse E carico l'energia Poi possiamo anche sabrinarlo se vogliamo No, non l'ho ancora messo il tenente Surge Sono stupido. Inizio le partite e me ne dimentico. Ok. Ok. Il pass costa 9 euro, mi pare, Chiara. Tu dici non ne vale la pena, Francesco. Ma secondo me ne vale la pena. Secondo me vale la pena. Pure perché hai un pacchetto in più al giorno. Quindi hai 30 pacchetti in più. Quindi sono eh, 6, 60, 60 per eh, un po' di... Eh, 100, 180? 180 carte in più che trovi, giusto? Ho fatto il giusto conto? Penso. Di sì. E, e oltre a ciò, teoricamente hai delle cose nel negozio che gli altri non possono avere. Ma che te le danno, danno loro a gratis praticamente.

Ambrita mancò così di più la velocità. Vabbè. Eh, ora col tenente Surge era una bomba, eh. Ne caricavo ancora un altro. 150, 30 per 5. Ah, sono 5, non 6, ok. Aia Foto. Godo. Fodo di meno, a meno che non mi capiti Pikachu X. Yes. Marco, grazie per i 100 bits. Grazie mille. No, no, no. Dici di mettere auto eh, Quasi che si potrebbe mettere La prova gratuita del pass la puoi spiegare eh? La prova gratuita del pass è quello che c'è scritto nell'app cioè se non sbaglio per i primi 10 o 15 giorni è gratis dopo 15 giorni effettivamente pagate se vi piace lo tenete se no lo potete refundare e allo stesso tempo però avete ottenuto le ricompense eh. la pozione è bella in tutti i mazzi eh, Andrew La fai in quei giorni... In quei 14 giorni a ciucciare Pikachu? Ah, boh, non lo so. Mi sa di sì, perché io l'ho ottenuto subito, Pikachu. Sì, sono abbastanza convinto. Allora, mazzi. Modifichiamo un attimo mazzo. Mazzo. Modifica. Io non l'ho messo il tenente Surge. Allora, adesso lo mettiamo subito. Però... Che cazzo leviamo? Pa, 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 ra, pa, 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 pa. Potremmo levare Zapdos Che non lo usiamo mai Anche se Ci fa da Da Io contro di questo Leverei Sabrina Una Sabrina Contro questo bot Mi sembra abbastanza Inutile Sabrina L'autobuild del deck è buono. Mm, guarda, l'ho usato il primo giorno, forse, non mi piaceva. Cioè, allora, ti, ti direi di capire intanto quale tipologia di strumenti ti piace usare. A me, ad esempio, piace avere sempre due pozioni. Per me, due pozioni, due pokeball, due ricerche accademiche. Queste sono le sei carte base che secondo me bisognerebbe avere dentro il mazzo. Poi devo dire che velocità X può essere molto utile, però dipende magari dalle carte che hai. Ok? E il resto. È circostanziale. Ah, Sabrina anche la trovo molto utile, però poi il resto. Fortuna che non c'è la prassi in campo. E eh vabbè, come posso annullare il pagamento del pass? E la sessione passa scritto a nulla pagamento. Non hai visto il video di quello che fa sì ci di, di fila? No, il video non l'ho visto, ho visto una foto. E questa volta ci fa il culo. Pa 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 eh Misty gliel'hai boostata è eh, semplicemente quello non è che perché eh Misti eh, Misty gli ha fatto skippare tre turni praticamente quando l'evento è questo dammi Pikachu anche se è inutile In verità questo Pikachu potrebbe avere la sua utilità ho sbagliato eh no in verità boh non lo so non lo so non lo so eh, perché noi adesso gli sciottiamo starmi sì ma lui mette in campo l'Apras eh, e se, ci, se adesso mette un'energia sull'Apras è finita Il bot è veramente strano comunque. Il bot è veramente strano, ragazzi. Teoricamente, è vinta. A meno che non abbia Giovanni, pur. Vabbè, è coglione. E pare che mo ci misti. Ammi... Vabbè, anche se ci ha misti. Ah, però non lo shottiamo ora. Ecco cos'è che succede. Però. Può cambiare Pokémon. Hai due articoli normali, mi pare di sì. Mi pare di sì, Francesco. Dobbiamo guardare. Perché sto facendo questa cosa Shottalo dai. Comunque dicevo, per me è proprio scriptato per farti vincere. Ora, c'è da dire che, come avete detto voi, è il primo evento. E magari, soprattutto, io vabbè. Ho tutte le carte. Però, giustamente, se c'è qual... Cioè, chi tra di voi ha appena iniziato a giocare quando è uscito il gioco? State riuscendo a farlo tranquillamente questa sfida? O vi risulta un po' complicata delle volte? Perché magari, capito, a inizio gioco. Però te è un po' complicata, pioggia. L'ho fatta easy col mazzo annolo. Ah, è vero, il mazzo annolo le ho perso tre volte. Aprò un po' più complicato, alcune volte è facile, altre ti apre il culo. Non riesco sempre a vincere, ma la maggior parte delle volte sì. Ok, quindi è Oh! Si gode! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Faccelo ah, vedere. Mi manca solo Monkey, il numero 10. Io ancora voglio sapere qual è la promo numero 8. Comunque mi fa impazzire questa cosa. Sarà una roba solo per gli sviluppatori. Si gode! <ride> Così, casomai ne volessi usare due in un mazzo, ce li ho entrambi. Army Monkey Va bene, dai Va benissimo comunque perché È sempre buono avere due carte di ogni Pokémon Tra l'altro quante cazzo di sfide abbiamo fatto? Da dove, la, da dove ce l'ha da tutti questi? Tutti questi... Così oh, allora abbiamo due Butterfree Due Tre Pigash Due Lapras Due Cleferi, Mi mancano veramente due Monkey Ah ma Lapras rispetto al normale Che cos'è che ha? Com'è il Lapras normale dal Lapras? Allora Fa 80 di danno Con 3 di energia E, e 20 di cura Invece il Lapras normale Comunque no Articuno normale ne ho uno Cioè se il normale è holo ne ho uno Lapras normale. È uguale a quello full art, immagino. Ah, idropomp. Ah, ok. Ah, ok. Ah. A me non dispiace il lapras normale, onestamente, eh. Che mazzo volevi fare che serviva un articuno? Ma si fanno ottenere i lingotti per aprire i 10 pacchi. I lingotti si comprano. Ah, potete tranquillamente utilizzare le. Le. Le clessidre. AVX normale senza 4 energie fa poco. Ok, però comunque eh, l'Apras. Quell'Apras EX richiede comunque 3 energie. Quindi... Cioè... Però sicura. No, per carità. Sicura. Le Clesside per forza una busta alla volta? No, no, no. Se ce ne hai 90, mi pare, puoi aprire anche 10 bustine insieme con le Clesside. Che start l'amico, che start. Vediamo se ne abbiamo uno start più bello. Come pescare sia Pikachu che Magneton. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Comunque. Solido.

Ok? La domanda è, è stato più intelligente lui o noi? <ride> Apriremo nel prossimo episodio. Forse lui. O forse no. O forse... Se uno è un campione, si dice Olly e Benji, i campioni della palla a volo. E puppi. La partita più veloce del far west, questa, eh. A che turno l'abbiamo battuto? turno era sesto turno solido solido dai allora ma vogliamo provare a fare questa cacata no dai voglio provarle dopo voglio prima trovare le carte vince una lotta usando un mazzo di cui tutti i Pokémon sono rarità 1, 2, 3. Come avevi detto è semplicemente non usare le full art e l'EX. ex. In non mi sembra impossibile. Anche perché mi metto due Pikachu, due Raichu. Ehm... Sta Magneton. Oh, mettiamo Zapdos. Più le... Ci stanno le zebre. Vabbè dai, non è difficile fare eh, un giorno comunque pazzesco questo è l'unico gioco con me che mi sta prendendo per il momento spendere senza spendere un euro semplice ma immediato per ora anche a me sta piacendo molto buono buono Attento, anche i promo, quelli senza rarità non valgono. Ah, sì, sì, l'avevamo visto prima. L'avevamo visto prima. È tipo questa è promo. Però ho detto full art e quindi rientrava nella. Oh, quanta roba sta a pescare? La domanda è: secondo voi quante possibilità ci sono? Che lui adesso si, si evolva subito in Starmie. Odinu. Ah, non metto cantiati TT. Quale consiglio di aprire 10 bustine? Mi... Quale consiglio... Magari non mette l'energia su Starmi. Quale consiglio di aprire 10 bustine? O mio tui X? Io consiglio Mewtwo. Nel senso secondo me è un mazzo migliore forse da creare all'inizio. Qua moriamo. Qua non c'è veramente modo di sopravvivere, secondo me. Devo andare veramente di culo qua. il più semplice all'inizio, ma boh, non lo so, ragazzi, io mazzo Pikachu l'ho usato veramente poco all'inizio. Cioè abbiamo subito switchato sul fuoco, poi io aprivo un po' di tutto, eh. io aprivo tutte e tre, però secondo me mio tu è quello più solido. Per me almeno è stato così. Poi dipende sempre dai pacchi che trovate. Cioè eh, dalle carte che trovate nei pacchi. Sono in dubbio, sono in dubbio perché io volevo puntare su Raichu, ma Raichu siamo un turno indietro, purtroppo, per farlo. Perché? E eh, lui adesso mi sconfigge Might. io anche se metto uno su Raichu, vado a uno, poi lo metto in campo. Sì, lo faccio e gli metto la seconda cosa, gli faccio la pozione. Alla te però poi al, al terzo. Alla terza botta, a quando io posso fare veramente. Gli faccio fulmine 140, gli shotto starmi. Io rimarrò con 20 di vita in campo e lui qualsiasi cosa mi faccia. Cioè, a meno che non mette Lapras ed è coglione, metterà Staryu. Eh, quindi l'unica cosa è Pikachu. Però Pikachu poi con due, con due carte in campo, e, con, anzi con solo Raichu in panchina, è una merda. Eh, proviamo a fare così, allora, boh. La promo 8 ricerca accademica, la copia nello shop. No Ora ti dico che cosa... Forse era la 9 allora che intendevo, ora ti dico che cosa intendo. Vai. Con eh. l'energia su quello sta. Nooo. Ah, vabbè, sì, sì. Ma no, mate, io non ci sto dentro. Mate, no, dai. Cos'è questa macumba del far west? Scusami. Ba pa 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 Come cazzo si fa? Cioè. Deve mettere l'Apras. Se pare. Era ovvio. Vabbè, dai, ci stavo. La prima sconfitta tra tutte quelle che abbiamo fatto. La cosa non potevi farla prima? No, perché non c'era Starmi davanti e ci shottava lui. Poi vinceva lui. Ti sconfiggevi una carta ma morivi E quindi come funziona Con la sconfitta Niente me l'ha lasciata quella roba I pacchi di promo dove li presi Vincendo questa sfida nella, versione, nella modalità pro È un pacco garantito Allora, proviamo a fare quella roba. Vincerà l'altra usando un mazzo in cui tutti i Pokémon sono di rarità stellina. Non stellina. Eh, romboidale. Ma si può copiare un mazzo? No, io vorrei tipo Copia. No. Vabbè. Allora, dobbiamo levare Fino a tre stelle. Eh, ma i rombi? Aspetta. Eh, Quanti rombi? Ah, fino a tre rombi. Uno, due, tre rombi. Quindi Pikachu X comunque è da levare. Allora. Leva Pikachu EX, leva Pikachu promo, leva Pikachu EX. Ok. E il resto vanno bene. Adesso mettiamo un bel lampo. E gli mettiamo... Eh, allora... Doppio Pikachu normale. E poi mettiamo... Possiamo mettere la zebra? Possiamo mettere Electrod e Voltorb. Che comunque mi fanno una ritirata a zero. Volteon, boh. Così vediamo. Il la sto facendo con l'articolo, 1 ex deck turno 1-2, win e via. E... Ma con misti? Ah, non vi ho fatto vedere la promo comunque, che dicevo. Ma no, non è Pokémon Go, è Pokémon eh, Pocket. Colosa Pokéball. Colosa ricerca accademica. Colosa Pokéball. Buono? Devo prendere qualcosa da mangiare. Prego, psaldo, fatti uccidere subito. C'era per caso il tempo che scorreva? Boh Sì c'è il tempo Però eravamo comunque in tempo Allora Lui mi fa 70 Un bello E che gli volevo fa? Non so che ti dico, fai così va. E dopo gli metti Magneton. Come non c'hai il tempo contro il bot? Ah davvero Shadow! Non lo sapevo! Uno scarichi dall'app store. Domande suge. Immagina se parli contro il bot. Beh, ma che c'entra? Ricerchina accademica. Ah, eccolo. Il nostro goloso tenente. e succulento attacco rotante ma perché ho preso un pacchettino di formaggio ma perché li fanno così difficili da aprire vabbè facile abbiamo vinto Vero, anche a te capita? Anche tu sei uno suffruitore di Enoch. Ah. Mm -hmm. Na na Giusto per... Dargli tutta l'energia. A volte si toglie pure la cosetta per aprire. Ma boh, guarda so. Si è aperto un pixel tipo di questo pacchettino. Allora. Abbiamo fatto? Facile. Quasi farei anche questi. Questi hanno la stessa sfida? Eh? No, questo è evolvere. Questo. Facciamo questo, da. Così poi possiamo cambiare mazzo. Vado a vedere Redwan. Penso di sì, ma... Boh. Cioè, non... Non è una cosa che ho programmato. È già uscito? Sono troppi film che vorrei vedere. Questa settimana io vorrei vedere... The Substance, Longlegs, Terrifier, Megalopolis ancora c'ho da vedere. Flow che esce questa settimana... Eh, sono troppi. Sono onestamente troppi. Dammi Raichu Buono Buonissimo, buonissimo Allora <coughs> Ragioniamo se vogliamo già puntare su Raichu Ah in verità non ce ne frega niente adesso Tanto abbiamo Electrode Con Raichu e Pikachu scomba benissimo A meno che lui non ci abbia misti, abbiamo vinto. Se lui non pesca misti, abbiamo vinto. Quante sono le carte? Parliamo di questo evento, 5. Aspettate che ascolto. Così. Così. Facciamo così. Veramente facile. Ma che è quella starmi normale e non i ex? Haha, <ride> pippone! Un attimo un messaggio che, per appunto, andare a vedere oggi The Substance per quale film hai più aspettative? Hype Ti serve un range di tempo, Delsin, per risponderti a questa domanda. Eh, un secondo, che sto vedendo un attimo una situazione. qua. Quanti punti abbiamo fatto? Siamo a posto, we are Gucci, bro giusto? facciamo così, ci ritiriamo mettiamo in campo Raishu usiamo il tenente Vai. eh, dipende, dipende appunto in che, in che periodo io ho già preso la prassi sì, sì, due, due ne ho presi. come si selezionano i fatti delle carte una volta tornati sono automatici, guarda quella è l'unica cosa su cui non ho investito tempo, eh, si fanno con le, ho trovato un pacchetto che culo fanno con la polvere magica però non lo so boh non li ho non l'ho fatto non lo so hmm. tra quelli che ho detto prima che devi vedere ah tra quelli che ho detto prima che devo vedere quelli che mi intrigano di più sono The Substance e Flow terzo Lapras però io voglio manchi, eh, cioè... Ogni livello è un evento, hai un effetto più bello, effetto che costa di più. Che intendi? Terzo, Butterfree. Che intendi, Manu? Comunque sapete perché è buono questo... Questo evento, per questa polvere magica, questa qua è la polvere magica per gli effetti. Te ne droppa tantissima. Mi fai livellare velocemente? Mi fai trovare tante carte giocando, Falle. Allora, comunque, chi è che prima mi chiedeva la promo, il numero 8, quello che io dicevo. Allora, io intendo dire questa roba qua, ragazzi, nello specifico. Allora, io cerco manchi normale. Sì, è, è l'unica promo che mi manca. Allora, qua ci sta Mewtwo e sarà il Mewtwo della prossima eh, del prossimo Season Pass e va bene. Qua ci sta manchi che è l'ultima carta che mi manca di questo evento e va bene, le altre ce le ho. Poi c'è Pikachu che è quello di questo Season Pass ed è il numero 9, vedete che c'è il numero 9 qua sotto, promo A numero 9. Ricerca accademica invece è il numero 7, come dicevo io manca il numero 8, voi mi avete detto ricerca accademica è il numero 8, no è perché non avete guardato, se guardate i numeri ehm, manca il numero 8. Anche perché il numero 10, essendo linea da 5, dovrebbe stare a destra. C'è un numero 8 misterioso che... Oh. Non lo so. Io pensavo che fosse Mew, ma invece Mew si è rivelato essere un'immersiva 283. Forse una promo segreta se le prendi tutte. Eh, ho capito, però le promo aumentano, ho capito. Tu dici la promo segreta di questa espansione? Cioè. Oh. Forse era un vecchio pass cambiato. Eh, però l'hanno lasciata come cosa. Magari è chi ha giocato a una beta. Ma io non l'ho cioè, vista da nessuno questa roba, capito? Quindi secondo me non ce l'ha nessuno. Questi sono promo A, però. Sì, sono promo A perché eh, sono dell'espansione. La prima espansione è l'espansione A. Espansione A. Espansione a. a metà dicembre esce la A1, che è una mini espansione. Eh, a gennaio esce la B. Si chiameranno così. Non so, ma è un'idea. Se vai su oggetti e scorri in basso, avrai un oggetto con è notato dai giocatori che sono entrati nei primi mesi. Forse quando. Lo faranno sbloccare? Sarà l'ottava carta. No, Mewtwo sta qua, ragazzi. E vai su oggetti. Non ce l'ho. Mancano due se guardi il 24 guardi Al negozio oggetti Anche la hot online non esiste. Eh, lo so. Perché non esiste nel gioco, è uno slot vuoto. Quali sono, scusami, gli oggetti nel negozio? Tu dici che qua eh, ma che c'entra? Qua non ci stanno. Se tu guardi dove è posizionato il 24 e dopo ci sono due slot. Eh, ragazzi, ma va a scalare. Cioè, eh, nel senso. allora. La pozione è la. La pozione è la 1. La Pokéball è la 5. Ok, quindi facilmente sotto la pokeball ci devono essere tutti i multipli di, eh, di 5. E ok. Il 10 però è a sinistra. Perché? Perché manca la 8. E quindi, però, a, a, dato che ne, ne è mancata una, i multipli di 5 non vanno più all'ultima, vanno alla penultima. Quindi è normale. 10, 15, 20, 25. Il fatto che non ci sia la 25 è semplicemente perché. Cioè, non ci sta manco la 200, allora. <ride> Capito? Però il fatto che non ci sia la 25 va benissimo. È normale. Sono carte future, va bene. Il fatto che non ci sia la 8 è particolare. È quello che io dico. Eh. Apri la tendina. il buono futuro. Vabbè, però non, mo non lo so se è questo, però se c'è. Cioè... Boh, i buoni futuro comunque sono una cosa che sì, si, pot si potrà utilizzare in futuro, non si sa ancora bene come, va benissimo. Però, nel senso. Boh, tutti i buoni futuro vanno tutti sulla carta numero 8. Boh. L'otto rimarrà nella storia come slot bug. Può essere. Comunque, allora io mi devo mettere la sveglia, perché oggi. Devo fare il bravo figlio e devo andare a prendere mia mamma al lavoro perché purtroppo non ha la macchina. Quindi noi tra due ore tocca salutarci. E... Vabbè, continuiamo a prendere Manchi Ma là. Anche se abbiamo fatto la sfida, giusto? Questa l'abbiamo fatta tutta. Questa che sfida è? Metti in gioco un Pokémon di fase 1. Significa fare un'evoluzione. Ma ah, io la farei con questo mazzo, va. Che abbiamo tutte le carte da evolvere. Quindi quei buoni li utilizzi per gli scambi quando si sbloccheranno. No, non credo che ci sia, ci sia bisogno di eh, avere dei buoni per fare gli scambi. Mi sembra una cosa un po' esagerata, ragazzi. Eh, andrebbe rifatta, Dino. Una volta al mese sarebbe carino. Secondo Pika ci serve metterlo in campo. No, come il secondo Magneton. Magnemite. Guarda questo, finita la partita. C'è eh, scritto che manca la numero 8.

Ah, ma questo non c'è. Ah, questo, questo è facile, è vero? Non c'ha né, né, né cosa gli ex né, né Lapras X né Starmi X. Quindi dovrebbe essere gestibile come roba. Eh, però comunque: pa 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 io mi ritirerei. No, no, no. Ciao Dino. Io farei così. Voi direte ma perché si fa sta cosa? Eh poi ve lo spiego. E così possiamo evolverci qua. Possiamo mettere. Possiamo fare carica volt qua. Potremmo fare un Va Su Pikachu Rosicchiamento. E vediamo. Se, se diventa Stariu, comunque noi possiamo starmi. Poi ne siamo relativamente pronti per Raichu. Ok. Meglio. Non ho capito perché a volte la barzzata qua ha due punti si mette che ha tuo Pokémon. Perché i Pokémon EX, come ti ha detto. Mike vale 2, c'è scritto nel tutorial credo, però anche io alcune cose del tutorial non le avevo lette. Uh, sì. Ma sì. Noi potremmo già fare così in verità. Pa, pa, pa. Hai fatto tutto il tutorial, o solo quello base. Ma dice a me, Manu? Sì. No, io il tutorial l'ho fatto tutto con tutte le sfide. Solo nel pro ci siamo lasciati delle sfide, ma perché non ti davano ricompense. E prima o poi le faremo, ma... Era... Non ti dico inutile, ma... Quasi. Uh. Mazzo preferito? Quello con Dragonite. Per, per questo invece. Eh, per questo qua invece. Stiamo facendo le sfide di quelli facili. Ma stiamo. Cioè, sto facendo tutte le sfide. Sperando di trovare nei pacchetti anche manchi. Ma vediamo. Davide, ah, grazie per i quattro mesetti. Ben trovato nella flotta spaziale, grazie mille. Voi dire che fare tu... Ah, forse potrebbe esserci magari una sfida. Potre... Magari potrebbe esserci questa cosa, Manu. Potrebbe esserci... La possibilità... Una no, no, va. Cioè, potrebbe esserci una sfida di quelle... Quelle che non mi ricordo come si chiamano. Eh... Le missioni a tema. Magari c'è una missione a tema che ti dice completa tutte le sfide dei bot? Ah, boh. Ah, ho fatto cazzato. Ho messo. Ho messo la quarta su Rai. Ce la perdeva. Stupido. Auto che fa? Combatte in automatico. Vediamo se mi devo fidare dell'automatico. No, non mi fido, non mi fido, non mi fido. <ride> ho visto. Ho, mi sono, ho sentito una, una situazione strana. Una situazione strana in lui. Vabbè dai, facciamo auto, tanto che ci frega. Wow. Sarebbe il doper con l'auto. Sì, è vero. Va a un tempo abbastanza normale. cioè. La durata dell'animazione è quella. Non. Adesso metterai magneton. Oh, manco troppo. Ah. Ho capito. auto è veramente brutto eh vado basta rotto il cazzo l'auto allora 70 che diventa 90 para 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 È che senza il generale Surge che abbiamo già usato, Maneton qua è veramente inutile. Cioè, perché l'attacco rotante fa un cazzo. Vabbè, noi comunque la usiamo la carica a volto, ovviamente. Io posso Sabrinarlo. Abriniamolo. Se mette Starmi o se mette Dodrio è fatta. Non deve mettere poli però. Lodo. Sì, 80 per la debolezza però. Appunto abbiamo vinto per quello. Ma avesse messo poli poli. Però ho capito, 4 di energia o 3 di energia quanto cazzo costa? Ti deleva solo 60, fa un po' a cacare. Allora, questa sfida pure l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato un pacchetto, che culo! Allora, sfida fatta, sfida fatta, sfida fatta. Ci manca una sfida qua. Che qual è? Ah, vinci 5 lotte. Va bene. E poi c'erano le due sfide qua che sono... Vinci 10 e 20 lotte. Vabbè, modifichiamo mazzo. Modifica leva Voltorb Electrode. basta, mi pare. Ah no, leva un Pikachu. Mettiamo Pikachu X. Mettiamo Pikachu così, mettiamo Pikachu immersivo. Giusto? Le carte promo sono rare, ne ho pescata una da quella misteriosa. Ma no, cioè quello, quello là è un evento, è una pesca misteriosa ma proprio fatta apposta per le carte promo. Vince eh... 5 lotte, vai. Quindi nel senso è la pesca fatta apposta, nova. Hai avuto culo tra le 5 se ti è capitata la pesca quella da... da... Oh, le pozze servono. Servono sempre anche perché le abbiamo usate in queste lotte. eh. Altro che non servono. Poi ho trovato la due Laprasi X. Io tre. Buono. Ok, capiamo. Ma l'hanno detto che mettono tra un mesetto gli scambi, Francesco. Il bot mi ha appena rollato Misty 7 energia al primo turno sull'Abras. E eh, che sfiga, cazzo. Cioè, okay, questo ha l'Abras X. ma. No. Noi. frega relativamente un cazzo, no? Allucinante. Crist Star Pikachu. Allora pro, la promo si può evolvere, sì. È solo la EX che non si evolve, è giusto? Ogni scambio immagino gli infiniti siti legali di scambi che ti vendono le carte. Ma è ovvio, nova. Sono già pronto a vendere le mie, cazzo. <ride> Vedi che la carta promo te la conta come rare e non puoi fare la sfida. Eh, non è... non è quello... l'abbiamo già fatta quella sfida là. Ora dobbiamo solo vincere 5 partite a questo livello e agli altri. No, 10, 5, quant'è qua? Boh, non me lo ricordo. Però abbiamo già fatto tutto. Quale promo ti manca? Manchi. Facciamoci le sfide, dopo le sfide i pacchetti che troviamo le apriamo tutti insieme bah, però... In un giorno ci siamo levati tutto l'evento, che da una parte è positiva, dall'altra parte un po' mi dispiace, ma... Eksatina del Pikachu. Magneton. Raichu. La terza energia. Zugu La carica volt. E... basta. Maurizietto, grazie per il prime, benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. E Davide, prima mi sa che te l'ho preso, non l'ho preso, non lo so, grazie mille per il quarto mesetto. Bentornato nella flotta spaziale che l'hai rifatto dopo un po' di tempo, eh. Grazie mille. Prima mi sa che te l'ho preso mentre stavo parlando. La carta è ancora recuperabile, quella in basso a destra? Sì, sì, è con il pass. Ma anche adesso funziona, eh. Anche col pass attuale. Eh. Cioè... Problema. Con oh, magneton ti fai un mazzo fuoco elettrico che è una bomba e con solo energie e fuoco. E eh certo. Perché magneton ti dà quell'elettro. E che mazzo è? Ma non c'era un bel Raichu EX? Oh, un altro pacchetto! Ho sculato comunque, eh. Perché questi non ce l'hanno i pacchetti garantiti. Questo è casuale. Allora, ci mancano ancora due vittorie a questo livello. Il primo che becca la pronuncia giusta del mio nome, e tutti dicono Mauricetto, Maurisietto. Secondo me era ci stava Maurisietto. Eh questi sono almeno 18 mesi di sub, quindi da fare. Se l'auto anche se non l'hai nella riserva. Che intendi Francesco? Ah, beh, no, certo, ovvio. Vabbè, mi sembra ovvio, scusami. È quella l'abilità. Mica devi per forza avere il Pokémon... Eh, L'energia elettro in basso a destra. È chiaro. No, no Mi sembrava abbastanza scontato. La pronuncia giusta come per Ricky. Ricky One! 18 mesi di prova caduta dal mio Prime K. Va bene, dai. Questo è un patto di sangue, eh. Scusami, mi ricordo che sei un genius Ash Ketchum. Lo saccio. Sono io. Na na na, na 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 na, sto godendo, godendo. Parapaparapam, parapa, parapa, Turutu, tu turutu. Tu, 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 tu. tu, tu, tu. In verità, noi o ce lo potremmo shottare anche con Magne ora che ci penso. Come si può fare? Com'è la pronuncia del mio nome invece? Faulo Procione. Perché? Quante carte mi mancano per completare tutto? Oh, cazzo. La pozione era buona. Che cazzo. Not so good. Eh, che se non pesco altri Pokémon. Eh, ma una merda così. Ho trovato manchi lo scambi con l'Aprasi X. Eh, ma non ci sono gli scambi. <ride> Altrimenti mi avresti potuto anche corrompere. Eh. Ok. Ok. Tra Pikachu qua, però. Non mi Pikachu CX.

Poops, mi sa che Raius ci muore, deve andare in maniera strana e sospetta. Ah, ho capito. Porca troia. Sta bene che perdiamo a livello medio, non ci sto a credere. Perdiamo a livello medio. Prendiamo a livello medio, non stiamo a pesca a Pokémon. Ma senza shoppare il passo di questo gioco? Il rapporto con le prezzo sono soldi buttati. Mi conto che buttare soldi in meganza sono sempre soldi buttati, se capisci cosa intendo. Certo. Um, ma guarda, siete sì, che ne so. Ehm. Oh. Um. Se lo confronti, che ne so, al pass di Marvel Snap, Marvel Snap vale molto di più. Godo. Ah, oh, è la seconda partita che perdo. Da 4 ore che gioco, puppate. Che prima stavate della... là. Cazzo volete? Cioè, eh. allora. Qual era quello fuoco comunque, Francesco? Lo voglio provare. Se ce l'hai ora, lo proviamo ora. Allora, ah, ma quante sono queste? Sono 5 sfide che possiamo fare la sopra. Quindi, due vittorie qua. Una vittoria qua. Per farci questa sfida qua. E poi ci servono altre energie per fare la lotta da 20 va bene 4 partite lo recupero va bene comunque le prime due settimane del pass sono gratis il che è molto buono e per il resto comunque apri un pacchetto in più al giorno che secondo me è molto buono in totale sono 30 pacchetti in più al mese quindi sono 150 carte in più al mese che apri e, e poi ti danno anche delle altre cosine nello shop. Ogni tanto ti arrivano delle eclisside gratis, sia normali, cioè sia per i pacchetti che per, ehm, che per le pesche. Poi ti danno delle carte, eh, cioè che ne so, Pikachu. Vabbè, non questi. L'altro Pikachu, che ora non, ovviamente non pesco, per fartelo vedere. Eh, quello pure, ad esempio, è, è, del, è del pass. Non è. non è. non è male come. come cosa. Allora noi vogliamo subito. Affare quel Pikachu, ex. Ok. Come cazzo lo ritiro, però, Voltorb senza. Eh, boh. Lo scopriremo dopo Ho un mazzo molto forte che si utilizza Si utilizza Alakazam e Weezing Dentro ci sta pure il Mew immersivo E ci si prova per flexare Perché Mew è una carta di merda È bella da vedere E, e a livello di utilità Però è inutile Cioè <sussurra> <susurra> <susurra> Peccato Speravo in qualcosa di Più grande per il sacrificio Vorrei dire Chi ha usato l'email per la nuova Zelanda A Droid Nintendo si è fatto 15... Giorni di prova e cancella quell'email da Google Play Puoi rifare altre condizioni con l'email main E quindi 30 giorni di pass gratis Sì ma penso che tu lo possa fare anche dall'Italia all'infinito in verità cioè, Non lo so però Un po' una mossa di merda Se, dole... se vi devo dire la mia opinione Dai spendete <ride> i vostri soldi per un qualcosa che vi piace L'hai trovato ora Pikachu X, eh? Elisabetta, io gioco da un mese, ho tutte le carte. Al massimo non ho. Non ho, non ho qualche full art o qualche yex ma non è il caso dei Pikachu. Allora perché prima non lo usavi? Oh, dipende se lo peschi. Che ne so Dipende quando prima Prima abbiamo fatto anche la sfida in cui non potevi utilizzare le carte YX. Pacchetto? Godo! No, le dorate non ce n'ho manco una. No, di carte che mi mancano, vabbè ci stanno le dorate, non ce n'ho manco una. E, e poi, vabbè, ovviamente qualche YX, qualche... Qualche full art. Eh, però le carte base ce le ho tutte. Le immersive ce le ho tutte. E poi se posso dire: Pikachu su gold. Cioè le carte gold. Fanno un po' cacare. Nel senso la voglio perché, vabbè, è rare è tutto. Però visivamente secondo me sono veramente brutte le carte gold. E non capisco perché siano più rare delle immersive. Onestamente, proprio una roba che non comprendo. Persive sono molto più belle. Dammi mani, Mike. Forse ho fatto una mossa del cazzo. Era meglio puntare su Electrode. Faceva 70 di danno, quindi erano 90. Perché Pikachu senza carte nel retro è inutile. Eh vabbè. ora allora, a me non piacciono meglio le immersive. Eh, sì, sì, sì. I gold sono quelle con la corona? Mi pare di sì. Le comunque sono tutte dorate, cioè le vedi, sono proprio tutte dorate. Penso che siano quelle con la corona. Ok, buonissima la ricerca accademica. Adesso peschiamo un Pikachu e una Pokéball. Doppio Raichu. <susurra> <susurra> non molto utile amico. Credo che sia fatto per far trovare di più le immersive alle persone. Ma che c'entra? E eh? allora dici, fai eh, Charizard. Eh, clamoroso, bellissimo. No, però lo metti la rita base perché per farlo trovare più alle persone, perché è una bella art. Ma no. Ma non fanno sto ragionamento. Purtroppo, eh. Cioè, però. Non fanno sto ragionamento. ]odus. Il problema adesso è quella golosa incornata. Eccola qua. Che sta? Pikachu YX? Ah, adesso arrivi, eh, figlio di Troia. Sabriniamo? Sembra una soluzione mezza buona. Ok, buono, buono, buono. Eh lo so ragazzi che la richiesta d'amicizia non la fa mandare, ma infatti dovrei modificare la grafica qua col codice amico perché ormai tanto sono piene. Ma poi ho detto le, le vorrei resettare tutte e accettarle solo ai sub, perché mi sembra giusto. Non mettere Seeking, non mettere Seeking, non mettere Seeking, non mettere Seeking E niente, mi sa che vince lui, se gli capita la, la, la testa ha vinto lui Non è classismo Comunque abbiamo perso due volte a questo livello medio, eh. E una volta a livello super pro. Quindi registrare lo schermo per la pesca misteriosa funziona. Ma ah, guarda, si può provare. Noi non l'abbiamo ancora provato. Cioè, io l'ho provato off stream ieri, ma secondo me ho missato lo sguardo. La monetina di Miao come si prende? Eh, la monetina di Miao... Ma ce l'ho io o ce l'ha lui, scusami? Ce l'ha lui, mi pare. Ehm... te lo dico. Cioè, quando è finita sta partita te lo dico. Perché me la ricordo... Cioè, mi ricordo che l'ho... L'ho vista, la monetina di Miao. Eh, se non sbaglio, comunque... È, è tramite una missione a tema. Dovrebbe essere tramite una missione. Mm. Interessante E così Eschio, Missioni e pesche misteriose con il biglietto azzurro Eh sì sì esatto è Quelle là Mamma mia sì Che rottura di cazzo eh Voltorb eh. Mi sorride con affetto da lontano E sto trovando solo manchi in sto promo pack E eh, io manco una volta l'ho trovato Ho trovato tre Lapras e zero manchi E te lamenti va a cambio Uppa dai amico Odus. No mangio dopo Ci sarà il game suite? Sì Non so ancora dove Quando Come Perché Però sì Oh ti gli magneton Giusto per Flexare qualcosa Non li carichi più i Pokémon sul canale. Eh, Li carica Francescone. Tagga in chat Francescone. Scrivi chiocciola Francescone. E fai... Vedi il nome che ti esce fuori. Devi chiedere a lui. È il canale di Francescone. Però io sono stato in America per dieci giorni. Poi sono stato a Lucca, Quindi è per quello che non... Cioè non, 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 non ho streamato. Quindi non ho giocato. Quindi non c'erano video. Allora... Eh, qual era la cosa che mi avete chiesto? Ah sì, il. la monetina, la monetina. La monetina di Miao la monetina. Di... Secondo me deve ancora uscire. Il bot ce l'ha perché è il bot. L'hai beccata da qualche giocatore online pure? Eh? Perché? Se non ce l'ho qua, non c'è, non c'è. L'hai già presa? No, non l'ho già presa. GT. Non è che se lo scrivi tre volte l'ho già presa. Eh, non l'ho già presa, non ce l'ho. Redwolf, grazie per il prime. Benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. Sì, pure io mi perdo un po' in questi talk show, in questi eh, in questi menu. Il talk show esce alle 15 su YouTube. Qualche settimana fa ho visto un tuo post da rivicino a casa mia. Eh, ah, alla borra. Eh, sì, era quando c'era l'evento: il pub dell'amico di Dario. L'hai presa? Ma non è vero che l'ho presa, dove sta? L'ho presa, c ho, c ho preso. Um, para pam, para para pam, pam. Che palle Dammi la scimmia Scimmia, scimmia, scimmia. Ma poi Cioè non è che dici la scimmia è rara Ho provato tre volte l'apras e zero la scimmia Ah! Todo <ride> Todo <ride> Perfetto E per ora abbiamo quindi sbloccato tutte le promo che ci dà il gioco Codus Codus Ah ma tranquillo Luca potevi io le ho tenute tutte 5 in 10 pacco ho sculato dai che culo vabbè però io volevo fare voglio comunque fare le sfide Non faccio ottenere più pacchetti promo giocando giocando qui in uno di questi o io, io ti consiglio di più la versione pro che sì sarà più difficile però hai il 100% di drop del pacchetto ah no che palle Volevo provare il, il mazzo che mi ha detto Francescone. Pulpix per 2, Ninetales per 2, Ponita, Rapidash, Moltres 3CX, Manetite, Magneton, Velocità, Pokéball. Eh? Ricerca, Blaine, Sabrina. Sai che non so se ho 2 Moltres 3CX? Mi pare di sì, però. Devo verificare. Tocca effettuare una mini verifica. Non mi ricordo, eh, infatti non lo so se con, con, contro di questo era meglio utilizzare Raichu che Pikachu. Ok, buonissimo. No, no, nei pro è 100%. Nei pro è 100% il drop. Eh, io ce le ho tutte, la quantità dipende, Francesco. Quasi tutte, dai creiamo ok <sussurra> Ho sentito la hit earl di questa merda. Ah. Che palle. Non ho ancora avuto modo di testare l'evento. Che si fa? Si caca nel puzzo. E... Ah, è molto semplice in verità, combatti contro dei nuovi bot, più semplici dei bot base, sono dei bot che utilizzano tutto, tutto un mazzo Lapras, che parte da mazzo Acqua, mazzo con Lapras EX, mazzo con Lapras e starmi. mazzo con starmi EX e Lapras EX. Ehm... Che bastardo. Porca troia. Eh, ma ormai è persa. Misty, eh, misti, se c'hai cioè un Pokémon d'acqua, misti. ti cambia tutta la partita, cioè Se pesco Magneton cambia tutta la partita. Però... Beh, comunque si fa così. Non è vero Elisabetta, stai guardando la partita con il prosciutto sugli occhi. Poi non è che se un. Vabbè, inutile. Tanto perché ti rispondo? Sei veramente. Lo fai apposta, quindi. Adesso ti ignorerò. Adesso sei entrata nella mia lista di. Mh, chatters che scrivono solo cazzate e eh, di cui bisogna i messaggi. Allora il problema qua è che. È infattibile. E se lui adesso mette Goldak, cosa che mette sicuro Mi attacca e vince E vabbè Ci sta Ci sta No, no, non ti leggo, non ti leggo. Voglio dire il 10% di potenza femmile che hai, Elisabetta, sì, sì, sì. Per almeno un giorno oggi non la leggo. Assolutamente da ignorare, Allora. Mazzo. Mazzo. Crea mazzo. Nuovo mazzo. Allora qua mettiamo. Più tipi questo coso qua. Mettiamo Mewtwo. Ci metti niente ci mettiamo in mewtwo energie mettiamo solo energie e fuoco carte chiave e eh, mo le mettiamo dentro allora 2 moltre ex 2 vulpix 2 nine tails Due Rapidash, quindi due Ponita, due Magnemite, poco non c'è più nessuno. Due, un Magneton e due Magnemite. Poi andiamo sugli strumenti. E ci mettiamo due Pokeball. Una velocità, due ricerche, due Sabrine e due Blaine. Ho sbagliato qualcosa? Due Vulpix, due Ninetales, due Punita, due Rapidash, due Moltres, CX, un Magnemite. Ah, un Magnemite. Comunque... Tagliato i conti, scusami. C'è qualcosa di troppo, Francesco? Tu comunque hai scritto: Due Vulpix, due Ninetales, due Ponita, due Rapidash, due Moltres, Magnemite, Magneton, velocità, due Pokeball, due velocità, Due Blade e 21 La buttata nel puzzle, togli una Sabrina. Ehm. Fuoco elettro ok modifichiamo energie, leviamo lampo, mettiamo solo fuoco, facciamo salva, verifichiamo che ce l'abbia salvata come cosa perché una volta ce l'aveva cambiato a caso vediamo funzionerà anche contro questo mazzo però mazzo fuoco contro questo forse non è ...il caso di utilizzarlo qua proviamolo in una partita normale hai visto l'ultimo episodio di The Penguin certo ma abbiamo parlato anche ieri bellissimo eh The Penguin bellissimo quanto dura Snap domani e che ne so mano lo scopriremo dai Una velocità, due Sabrina. Non ho capito, Francesco. Lei che faceva? Durante questo turno gli attacchi usati dal tuo Nightfalls, rapido, shamokman, infliggono 30 danni al Pokémon avversario. Buono. Ammazza, che sfida. Sfida di uccelli leggendari. Odus. Domani se n'ha almeno 5 partite, <ride> importante la missione di non usare le carte con la stella oro l'hai fatta te? Per l'evento sì, l'abbiamo fatta in tutte. Ci manca solo nella modalità pro vincere 20 partite totali. Siamo a 11, mi pare. Reflexione lui. Perché mette il coso di mio tu. Sì, però fa cacare. Tutti questi sfondi se me fanno cacare. Sono un pugno nell'occhio. Cioè... Anch'io ce l'ho, ma. Mm, sono abominevoli. Qua. Ah, questi qua. GG. Ma non è che sono brutti, cioè di base il disegno di Mewtwo per carità è fighissimo. Ma è un mappazzone per gli occhi tutta questa cosa. È veramente per me no, brutto. Ah! Ma lui funzionerà ovviamente. Certo! 1 -1, se vinci, ti vi do due sub. Se perdi mi dai il mod a me e Franchino, in più lo levi sia da Kaino che a Pep1 Va bene. Cazzo gli dico. Mo. Il mazzo di Francescone. Tanto ha vinto, non è che... Come... Ma voglio farlo davvero questo, questo 1v1, Runic? Eh? Eh, ma pazzona di mazzo, ma. na 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 na. Ma che Ale, ma che danza focata! Ah? Si è sconnesso il computer. Non capisco perché delle volte si disconnette. Devo fare il mazzo. Vai, fatti il mazzo. Quando sei pronto. Dai, finiamo questa, questa cosa. Questa roba dell'evento. su Comunque, io di queste cose qua ho fatto... Cioè, non ho capito se prima mi chiedevi questa roba, Manu. Io queste sfide qua le ho fatte tutte. Tutte, tranne nella lotta pro. Mi sono lasciato alcune sfide. Ma perché ti davano. Solo il. Cioè, fai 1500 danni, ci devi giocare almeno altre 4 volte. E ti danno 5 buoni là. Boh. Cioè, se, se mi dovessero proprio servire, che, capito. Dici, oh mio Dio, ho bisogno dei buoni. Allora vengo qua a farmele. Ma se no, non, non c'è niente, capito. Cioè, una volta che le fai, una volta che ti, da un ti danno le clessidre e tutto, diventa inutile. Vai su guida. Io queste cose le ho fatte tutte. No, vedi, che mi hai fatto fa? mo devo... Vai. Ho fatto incastrare il gioco. Posso quittarlo. Queste dicevi, vabbè, queste le ho fatte tutte, sì, sì. <ride> Dai, che palle, però sono arrivato solo ora. Che ora si stacca? Guarda, tra un minuto Simone, praticamente. No, non è vero, tra un'oretta. Come si prende la promo di Mewtwo? Eh, giocando. Giocando a gennaio. <ride> non è un meme, è vero. Eh, è la, pro, la promo di Mewtwo. È la carta promo del pass di gennaio. Allora, che ci manca? Ah, no, siamo a 9. Ok, cioè, dobbiamo fare solo questa cosa qua di vincere più volte. Però, secondo me, ora ci sono troppi, troppi Pokémon nel mazzo. Eh. Basnellito No, no, gennaio. Ma... Ah, no, aspetta. Il pass non lo so. Ah, avete ragione. Il pass è di dicembre, forse. C avete ragione, il pass è di dicembre. Però l'espansione nuova, l'espansione denominata B, esce a fine gennaio. A metà dicembre esce una mid expansion pack. Che si chiama A1. No, A2. AB1, non me lo ricordo. Oh? È disconnesso? Dice che è connesso, perché si è disconnesso? Guardate, eh. Fatemi fare il turno, I love you, baby. Eh, il gioco ha fatto puzzo. È così facile prendere la X Stamattina ne ho farmati due. Beh, sono a caso. Hai avuto fortuna nei pacchi. Non è che. Ottimo, ho aperto 4 booster. Real, 2 carte e 2 doppioni. Giusto. <ride> <ride> Classic. Uh, shit game. Buono. Mamma. Non ho mai avuto una board così. Una board. <ride> Tripla evoluzione. Bellissimo. I love you, baby. Morfacci tua. Mi sa proprio che Pikachu lo ritiriamo. Sì, 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 sì. Pikachu, lo ritiriamo? Oh cazzo Non abbiamo il tenente Surge Sbagliato Sì, Francesco, io metto lui, però. Muore, non è che. Che fa Surge? Eh, surge prende tutte le energie dai Pokémon in panchina e le mette al Pokémon attivo. A patto che quel Pokémon attivo sia: Raichu o altri Pokémon. Dei Pokémon che abbiamo noi, solo Raichu. però mi sa che ci fa cacare nel pulso il signore, mi sa che ha vinto lui. Mm. È stata una buona mossa. L Ho pensato dopo. Perché che cazzo ci faccio mo con sta roba? Devo prendere 90 di danno su Raichu, al turno dopo facevo 140 di danno su Starmi. Vabbè, aspetta che si può fare uguale però. Tanto non mi può shottare, no? Ho 100 di vita. Ho vinto per forza. Questo ti marchi visto che giochi col mazzo Pikachu? eh. Yeah. Ah, è zappa, è una sfida elettro, è una sfida acqua. E che devi usare? No, no, abbiamo vinto, non abbiamo preso cazzo. E me l'ho bustata. wow, 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 wow. Ok. E così ne abbiamo vinte dieci ce ne mancherebbero altre dieci comunque, secondo quella logica elettro è debole a lotta, nel senso che prendi pugni i cavi della corrente e li rompi secondo loro. Purtroppo, guarda, non funziona così, Elisabetta, eh. <ride> Però sono d'accordo con te. Secondo me dovrebbe esistere anche il tipo sabbia. Ma tu quando ci hai cominciato a giocare, zappa adesso? Da runic, dai ci sei, runic scimmia scimmia, dai così ce n'ho due, Toto, mi devi dare, ah no, mi sa che manco serve il È una password, dammi la password. Dammi la password. Che password? Ma perché siamo amici nel gioco, Runic? Non siamo amici. E poi, cioè, la, pa la password della Ma come 90999? 90, non è vero. Quando è uscito questo evento, questa mattina alle 8, tipo. No, mi serve una... Vabbè. Eh, allora, ascolta me, vai. Allora, sfida, devi andare su combattimento, sfida privata, imposta password, inserisci password, metti Zugu 1, 2, 3, 4, fai ok, lotta e mi troverai. Vedi che perdi contro il bot, Abbandona e non ti il coso che si usa per startare. Anche poi è così, sì, ma a prescindere Mosca, non devi nemmeno abbandonare, se perdi non te lo leva. Chi sta per fare la lotta contro i Runik. Runic, Runic ha deciso di fare la, di fare v 1, 1 se vince Runic, allora se perde Runic mi regala due sub, se vinco io, no scusami, no se vinco io mi regala due sub, se vince lui, se vince lui invece ehm, devo levare il mod da Akainu e a Pepuan e darlo a lui e a Franco. Papa, -pa, pa... Sir... Pinsir particolare, eh? Pinsir in verità, zitto, zitto, te li fa i suoi danni. Però, ti sei un coglione? Perché? È il mazzo base di Pinsir? Boh, non lo so, non l'ho mai visto. Un mazzo con Pinsir, ragazzi. Non l'ho mai affrontato, però. Eh, vabbè, lancia la moneta, boh. Ops. È in meta, Pinsir? Non glielo faccio vedere io in meta. Para, para, Lagga un po', eh. Però sarebbe divertente se Pinsir mi facesse 100 di danno in un turno. No? Un ho già un'assistente in emulatore o ho cellulare iPad Ormai c'è proprio il setup qua C'ho il mio stand dove poggiare l'iPad C'ho il caricabatteria sempre pronto Una bomba Mi pam, pam. manca un mio 2EX per fare questo mazzo Per ora ne sto usando uno simile con solo uno se volete potete provare a crearvele le carte. Sicuramente Gardevoir la potete... Tu Punisher la puoi creare, Guard War se ti manca Gardevoir. Eh, Mewtwo non lo so, forse no. Forse no. Pa, 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 ra, pa. Che senso creare... Benvenuti nel gioco Pokémon. Ora vi spiegherò come si creano le carte. Se voi andate eh, nella sezione pacchetti, in basso a destra vedrete un numerino che vi dice quanti punti avete, ok? E con quei punti potete crearvi qualsiasi carta voi vogliate, ok? Però più la carta è rara, tipo questo Mewtwo, più punti vi servono, ovviamente. Io l'ho fatto pochissime volte come cosa non è una roba che mi fa impazzire onestamente, però può, può essere utile. Runic comincia a regalarsi 200 sub. No, sti... vabbè, se vuoi 200, sì. Però sti due sub. <ride> Tu <ride> pensavi che Runic fosse serio Ma non l'hai visto che sta a livello 10 GT? Cioè Che cosa gli deve essere capitato? Ma l'avrà scaricato due giorni fa eh. Facciamo 20 e siamo tutti felici Giusto Prima di vederlo ci credevo. <ride> Ma è, è Runic, però. Cioè, quello che dice è una memata. Lo vedi? È, è un umpalumpa buffo. Deve per forza essere una memata. Non può essere una cosa reale. Perché non posso usare Giovanni? Oh? Una mossa? Hai sbagliato mazzo, Runic, dici? Guarda, non lo so, eh. Hai sbagliato mazzo. Intanto due sabbe sono da arrivare. Ah, ah. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Raddoppio o lasci? Ora tu ne devi regalare zero. Se lasci ne regali due. Se raddoppia è un'altra possibilità. Per avere sempre il mod, quella roba lì che abbiamo detto. Però poi ne regali quattro. Non ti dà esperienza con le private? No, non ti dà niente con le private. Ti dà solo il grazie quando alla fine tu dai il grazie e l'altro ti dà il grazie. Allora. Eh... Ah, comunque erano, sono questi qua i punti. Quel goloso eh, Mewtwo EX che abbiamo detto. Che non so se si possa generare in verità. Quel Mewtwo EX nello specifico. Ah, oh, si possono fare tutte, non lo sapevo. Costa 1005. Ma te ne sei andato, ma che me ne sono andato? Finisce in automatico la partita, Runic. Bisogna rinvitarsi. Te ne aggiungo uno in più, solo tre. Va bene? Va bene? Sei pronto? Dimmi quando sei pronto. Pacchetti gradi sono accumulabili? Uh, sì, ma. Uh, cioè ni mi... Nel senso massimo 2. Massimo 2. Peccato. Perché che volevi fare? Sto cercando Runic? Forse è scritto z, la, con la z minuscola. Ha trovato Bonnie. Chi è Bonnie? Ma c'era chi era? Chi è Bonnie? Un Bonnie che si è messo a cercare. Allora. Facciamo il trucco. Vediamo se il trucco funziona. Non ci credo. Credo. Funzionato. Oh. Ci sei runic? A me gli era funzionato il trucco della curvatura No la curvatura non, non ha mai funzionato 10 volte fatto sculato 3 Questo coso No l'abbiamo fatto L'abbiamo fatto 5 volte Sculato 3 volte Però Le due volte che non abbiamo sculato Teoricamente dovremmo aver sbagliato boh. Ah dicevi tu Fibietto cioè, le volte che abbiamo eseguito esattamente i passaggi, l'abbiamo sempre sculata. ma boh, ripeto, è una percezione. Come lo script su FIFA. Oh, okay, che mazzo ci tira fuori Runic. Ottimo setup. Ho preso sto Labras. Tre Labras ho preso. Ah, il Nido Queen. Ah, il mazzo gli hai dato il mazzo Nido Queen. Nido King gli hai dato, Francesco. Eh, questo potrebbe essere. Mazzo! Che dirò? Hai paura! No, ma che mi frega, però sicuramente è più forte di quello di prima. che cos'è? Che fa il mirino? Ah, fa ho fatto vedere le carte che ho in mano. a pescando qualsiasi strumento. Lì. Kirlia, dai. Ciao. Mette grazie per i 20 bits. Grazie mille a poco quanto hai speso per aver finito il Pokédex? Meno di 500 euro? Ah, ragazzi, ma io ho comprato solo il pass e avremmo... Speso, boh, 40 dollari australiani, là, neozelandesi. Oh. Poi, molti lingotti ce l'ho lì, fermi. E Anche se abbiamo speso di più, i lingotti non li sto usando. Anche perché poi ho detto... Io gli ultimi gli ultimi mh, 7 8 Pokémon che mo si evolve. Gli ultimi 7 8 Pokémon che io ho che che mi mancavano li ho trovati dalla pesca misteriosa e Ho un po' paura Dalla pesca misteriosa e da E dai pacchettini Ah boh Cibo non mi pare chissà che eh con Giovanni Shottavo Nidoran. Eh, C'hai ragione. È che io volevo pescare Gardevoir. Speriamo non abbia pescato Nido. Queen King. Ma se non finisco il pocket, e trovo new con nuovi pacchetti. Non posso avere Mew? No, no. Pens penso che semplicemente eh, si. Come dire. Si creino Cioè tu Ora vabbè abbiamo tre pacchetti e basta Da poter aprire Pikachu è Dopo Non ci saranno solo tre pacchetti Ce ne saranno boh sei Divisi probabilmente per espansione 1 e espansione 2 Io credo che potrai sempre aprire le vecchie espansioni Però è una mia credenza Non lo so Potrebbe anche essere una cosa sbagliata. Ma il molly comunque è veramente inutile. Sbaglio? Ah, Sbaglio? Non penso di sbagliare. Runic, dai. Sgancia questi tre sub. Comunque i mazzi di Francescone sono sempre bollenti. Ma non penso che sia di Francescone. Non credo. Guarda. Nido... Allora, a allora, Francescone piaceva un mazzo Nido, Queen, Nido, King. Ma dubito che gli abbia passato. Ma anche perché dipende poi le carte che ha. Eh, Runic ha appena cominciato a giocare. Cioè, appena, vabbè. Qualche giorno fa. Quindi dipende. Però... Pa -pa 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 -pa. Hai sculato, hai trovato due miei due ex immersi o hai shoppato? Ehm, dipende come la vuoi intendere, tu comunque non puoi comprarti le carte. Oh, le ho trovate nei pacchetti, poi alcuni pacchetti magari aperti con i lingotti, altri aperti normalmente. Però... No. Però l'ho detto prima, non so dove si possa vedere. Ma non credo. Non è 40. Va bene. Ho speso sicuramente meno di 100 dollari per, per aprire i pacchettini in stream. E considerate che prima, io almeno questo è il mio ricordo. Il pass dava due pacchetti in più al giorno, non uno. Avevi quattro pacchetti al giorno. Grazie per la lotta, Runic. Quindi avevi anche... Cioè... Avevate il doppio della roba. È una grande scammata ora. Sì, le puoi comprare le carte, sì, vabbè, puoi comprarle generandole, ma non nel senso puoi eh, pagarle, cioè, vabbè, comunque, no, non l'ho mai, non mai così. Le ho trovate dai pacchetti. C'è il video su YouTube, tra l'altro, mi sa, dove le troviamo tutte e tre. Per disconnettersi. 5 Runic, grazie per i 5 sabbetti regalati. Greta Thunberg, Lore, Jessica, Saitama, Bored, benvenuti o bentornati nella flotta spaziale. Però certo che Runic, che è quella roba? Cioè, eh, scusami. Ha regalato 96 sub'. Un po'... Oh, cioè, è, è un po' un numero brutto, eh? Ha detto. È un po' un numero brutto. Però da qua a fine anno c'è tempo, prima delle permaban. <ride> allora. C più. finiamo sto coso va E finiamo quanto tempo abbiamo boh vediamo tocca vincerne 10 mo mm. ah, in tempo Per per runic ti dono 1000 sub va bene salvo a me sembra un valido patto eh Bello il maratona capodanno. Maratona capodanno. Ah! Ma non state vedendo il gioco, ragazzi. Ma ditemelo. Da quant'è che non stavate vedendo il gioco? <ride> Un po'. E se non parlate, io non me ne sono reso conto. Ma che mezz'oretta! <ride> Ho visto porno con i cavalli. Non c'è un porno con i cavalli, no? Al massimo ci sta una foto di Ciccio Gamer col pigiama di Paperino. Potrei aver fatto cazzata eh Potrei aver fatto cazzata Vediamo se l'ho fatta o no Ok not a problem Pikachu X e si gode Allora ci volviamo qua Poi facciamo una carica volt facciamo un... Energia qua. Poi facciamo una ritirata. Mettiamo in campo Raichu. Facciamo. Fuoco tenente. Anche se. Ecco, questa è stata la cazzata. Potevamo secondo me continuare con. Ah, ho sbagliato a dare l'energia a Raichu. Potevamo continuare a fare con eh, Voltorb. shottarglielo così e poi metteva a starmi. Ho sbagliato. Devo mettere l'energia. Ho fatto cazzata. Eh sì, potevo, potevo sia continuare, a continuare ad attaccare con Voltorb. Sia mi bastava mettere l'energia tipo a Pikachu o quel che è. O comunque da assegnare questa energia dopo aver usato il Sergente. Così avevo già un'altra energia. E quindi Raichu poteva già averne tre, però in verità non ho... No, che cazzo dico, vabbè, niente. Mi sono capito da solo, dai. Vabbè. Oh. <ride> Raiju ce lo facciamo shottare. Adesso lui metterà un'energia a Golduck, rimette Starmi X. Eh sì. Ci sta. eh Comunque facciamo 110 di danno Poi ci farà 90 Rimaniamo con 30 di vita Poi riattacchiamo al turno dopo Comunque a vincere l'abbiamo vinto noi Pikachu X. Quasi Ok Se trovo facendo un pochino di richieste, amicizie, perché le hai piene. Eh, lo so, Kakashi, che le ho piene, ma non le sto più. Cioè, non le ho piene in verità. Eh, le... C'ho ancora tipo 20-30 slot. Però. Il gioco che fa somma. Insomma, le tue amicizie alle richieste ricevute. E ti, fa, ti dice che sei pieno. Però in verità non sono pieno. Però eh, so che me la volete mandare. Mandare, eh, ma infatti ho detto. Però, cioè, ovviamente, non posso accettarla a tutti. Eh, quindi dovrei resettarle e fare. Da, cioè accettarla solo, solo ai sub. Halli con il mio mazzo è molto veloce, ma cosa? La sfida? Ho già vinta la sfida. Siamo all'undicesima vittoria pro. Siamo nel chill. Due Pikachu, EX, due Voltorb, due Electrode, due Zapdos e gli strumenti li decidi tu. No guarda, pro lo proverei pure, ma penso di non avere due, due, due Zapdos purtroppo. Ce ne ho tre. Ok. Proviamo a farne un altro. Beh, no, ma modifichiamo quello, non mi va di creare un altro. Bisogne dovrebbero fare il cazzo di cosa di copia. È completamente un mazzo diverso comunque. Ah quelli EX Allora no I non ce l'ho Vai Ma comunque va benissimo Non è che c'è particolare problema Nell'utilizzo di questo mazzo Qualcuno ha provato quello Con due articune 18 strumenti aiuti Eh sì L'abbiamo provato il... Quando era uscito il gioco Esagerata come cosa sì, perché tu devi. il gioco ti fa iniziare per forza con un Pokémon in mano. Se hai solo Articuno EX, ti fa iniziare per forza con Articuno in mano. Quindi già ti giochi Articuno. Eh, poi. ti fai i misti o altre cose. E. e spaccavi tutto. Buono. Buono. Peccato. Dato che non abbiamo magnemite. Eccolo. Eh, però tanto. Eh, serve solo per Raichu, quindi. Metteranno eh. le rank. Boh. Ma qual era il mazzo con Mew che mi avevi detto prima? Che per quanto Mew faccia cacare Per flexarlo l'avrei voluto provare Non puoi avere misti Va bene Va bene comunque Peccato che ci siano solo le pozioni e non anche super pozioni, eccetera, eccetera. Questa facilissima, dai. Dodicesima vittoria, vedi? Eh? Abbiamo mezz'oretta. In mezz'oretta se ne fanno altre otto. Oh. Dà ah, di no. 12 su 10 Runic hai di coso Di... <ride> di gradi? Raylo tu abiti a Roma, no? Anche Runic abita vicino. Ti organizzo un incontro. Azza. No, sono un T-Rex. Non mi vado a usare i lingotti per sta roba. No. Aspetterò che si ricarichino. Va bene. Apriamo i pacchettini che ci ha dato. Ma come sta a Torino? Io sono a Torino. No. Ma da quando? Questa è una fake news. Io sembro di Torino, Civo. Ma di che? Ma io ci sono stato solo... A Torino sono... ci sono stato solo... Uh, in terza media. Campo scuola della terza media. Poi mai più tornato. Anche se ci vorrei andare. Vorrei andare al museo del cinema. Volevo vedere la mostra di Tim Burton. Io sembro di Bracciano. Mm, eh, boh. <ride> che c'è? Cioè... Però a fare un game in automatico e rimarrai di stucco. L'avremo fatto qualche volta. Ma un game online automatico si può fare? No, non si può fare online. Io vorrei fare questo, in verità. Pazzo Modifica Mettiamo questi Elettro Mettiamo Elettrode normale <coughs> Voltorb Picaccio normale Cosa consiste l'evento? Combattere contro un bot che usa un mazzo d'acqua a base Starmi e Labras. Basta. Nulla di <ride> nulla di assurdo. Se pescate Chance le posso recuperare con gli orologi vanno perse. Le puoi recuperare con gli orologi. Scorri sotto. Possono recuperare. Buono. Sono male che sono... Che sono di Monterano io allora. È una città? Non fai ad avere tutte queste energie per fare le lotte, ma questa è gratis. Non hai bisogno di energie. Eh, questi qua sono i bot normali, non sono quelli, quelli della sfida. La sfida si devono ricaricare le energie e non, vo non, non voglio spendere lingotti per caricarle. Non fa evolvere... Ok. Ah, lurido. Poi sarà il tuo Frookie. Bella per te. L'evento che cos'è? L'evento è semplicemente: mh, un bot che usa un mazzo di tipo acqua. E basta. <ride> Eh, ci sono vari livelli del, dell'evento, voi se li... Um... Non bello. Se li sconfiggete... vincete ovviamente, ma in più una volta che riuscite a vincere... Um... Aspetta, eh, ci sto un secondo ragionando. Peccato, di uno. Di uno, sennò facevamo facciamo subito fuoristario. però. Ehm. Ci sono i vari livelli. E i vari livelli ti danno. Qua ci teniamo per Pikachu X. E cominciamo. La sfida è una sfida contro un bot, un bot che usa un mazzo di tipo acqua. La sfida è a cui livello, il mazzo diventa sempre più forte a mano, a mano che vai avanti nei livelli. Ogni livello ha una possibilità di darti un pacchetto promo con dentro delle carte esclusive dell'evento, ok? L'ultimo livello è quello che ha il 100% del pacchetto. E basta. Ci sono 5 carte promo che puoi trovare, di cui la più rara è proprio l'Apras EX. Basta. Cazzo, un turno in ritardo è arrivato sto coso. Qualcuno sa quando metteranno pacchetti... disponibili pacchetti di altre espansioni invece le sole di 3? A gennaio. Ma come, Stario? No, il cazzo tu ma usi, Stario, scusami. Cambia Pokémon, va. Eh, fanculo. Inutile fare questa flexata che sto facendo contro il bot, vero? Però io lo faccio. Quanto dura l'evento? Due settimane. Due settimane perché poi tra due settimane ne dovrebbe iniziare un altro che è quello di Venusauri invece. e le altre carte sono, cioè sono queste qua le carte promo quelle dell'ultima fila quelle sotto sono le carte promo di questo evento butterfree oro Lapras cx oro butterfree holo labra cx pica su normale cleferi normale e manchi normale però tutte promo infatti sono segnate al simbolino del, del pacchetto promo Questo è un pacchetto promo, Cioè un evento promo un pacchetto promo Questo invece rappresenta le pesche Chansi E basta Belle comunque le carte oh. Veramente fighe E poi... Dai, su. Quando si può si flexa. Cosa fa Mew? Ma è una carta di merda. Cioè... Il tuo avversario mostra le carte che hai in mano. Wow! <ride> che mina! È, è bella da avere, eh. Perché... Però è inutile. Da una parte lo capisco. Perché dici... Boh, non vuoi che sia una carta potentissima? Vuole vedere le animazioni? Questa è l'animazione di Charizard. Per vederla dovete tenere premuto sulla carta, ma vale solo per queste carte con il portale. Vedete che ha questo, questo cerchio attorno: vale solo per Charizard, per Mew, Mewtwo e. cioè, scusate, per Charizard, Pikachu, Mewtwo e Mew. Laggato l'audio. Non so perché laghi l'audio. Sì, sì, questa è molto chill. E, e poi ci sta in Questa è un po' più coatta più oscura e poi guardate il vetro guardate il vetro qua vedete là c'è cioè mio E poi queste le trovate normali. Quando completate il Pokédex di canto con le 150 carte, vi danno la 151. E mio. e basta. Queste sono le uniche carte con delle animazioni, almeno per adesso. Poi sicuramente eh, ne metteranno ne metteranno altre per trasmettere lo schermo uso Air Server. Le carte promo che ho sono queste, tutte quelle che ci sono disponibili finora. Vabbè, basta flexare, dai, giochiamo. Papam io, mezzo, che vorrei fare l'eventino là per finirlo. Però non mi va di spendere i lingotti, raga. Per fare questa roba. Quanto mi mancano, comunque? 8 vittorie mancano. Quindi, comunque, servono 8 energie. Quanto ci mettono energie a caricarsi? 12 ore. Quindi, saranno 4 giorni. Se ne hai 40.000, usali. Ma che usali? Ma i lingotti, che hai visto? Eh... Allora. Finci usando solo Pokémon di tipo lotta. No, non mi va. Di tipo erba non mi va. Di tipo acqua. Di tipo lotta. Di tipo lampo. Ecco, ecco, dai, questo mi piace. Questo mi piace. Questo voglio farlo. Perché ci avevamo già il mazzo fatto, non per altro. Mancano le carte oro, cibo. Sì, sì. A me l'unica rarità che mi manca è quella oro. Oro, mai trovate le oro. Zugu Zugu. E, le oro, mai, mai, mai. A parte ciò, poi manca qualche. Qualche EX, qualche full art. Slikes, grazie per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale. Grazie mille. Eh, sono anche le più rare, sì, però alcuni le trovo. Cioè, c'è un mio amico tipo che l'ha trovata, boh, al primo giorno, quella oro, e eh, io so un mese che gioco, e non ce ne manco una. Razzismo. Il problema però: di usare un mazzo elettro, è che noi siamo deboli a lui. Giusto? Forse dovremmo provare a fare le due sfide in due momenti differenti. Cioè, eh, nel senso, a parte che dovrei mettermi le pozioni, forse. Forse però, <coughs> mettere. Che fa Rugito? Non mi ricordo. Fare una volta la sfida con le carte elettro. E mettere quelle che ci pare. Una volta le, le sfide. La sfida con, la, con le carte di rarità. Ok, allora, non vorrei dire una cazzata, signor gioco. Ma io credo di aver vinto. Lei che ne pensa di questa mia. Strana idea. Secondo me, ho ragione. Ah no, cazzo, perché? Non hai provato nemmeno un po' la beta di Monster Hunter. No. Ma poi quando, Francesco? Con quale tempo? Lagga lo schermo del gioco. Ma perché? Ma da quant'è che lagga? Grazie per l'ho detto. Lui ha usato l'osso. Lui ha usato l'osso e ha avuto... Poco ok. Due ore più o meno, non lo so. Però... Eh. Che palle. godo godo uh! godo 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 gli bastava un test e mi shottava easy win quindi, del truppo, non gioco da molto e volevo sapere se vale veramente la pena acquistare il pass secondo me assolutamente sì. ogni giorno avete a parte che potete fare la prova gratuita per 15 giorni non lo pagate quindi fatelo come lagga? Non so perché. Che cos'è che ha laggato? Non lo so perché. Sì, lo vedo, lo vedo, ecco, è vero, si è fermato. Ma. Un attimo riconnesso tutto, vediamo se va. Basta andare all'abbonamento quando finisce la prova gratuita? Certo, è la base delle prove gratuite. Eh, sì, 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 assolutamente potete farlo. Siete liberissimi di farlo. A posto. Qualcosa nella pesca? Apri sto coso. Para. non ci sono penali. No, ragazzi, ma in che mondo vivete? Cioè, eh, nel senso, funzionano così i servizi di prova. Uh, 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 uh. Allora proviamo a fare la cosa. Allora, registriamo lo schermo, vediamo se riusciamo a farlo. Ora, aspettate un secondo, eh. Un attimo, così non so che cosa si possa vedere. Dovrebbe andare allora al centro ok seguiamola eh? era la seconda È quella più centrale di tutti per ora quella in alto a destra bassa a sinistra e questa qua sotto in alto a destra porca troia È la seconda era la terza, voi l'avevate vista, io l'ho vista male. Era la terza. Ma davvero? Quindi si vede? Come la terza? Secondo me la seconda. Scusami, guarda, è la seconda. Viene messa per seconda. Quindi. La seco da sopra è la seconda. Ok, quella più al centro di tutte. È quella. Quella lì, diciamo. Eh. È quella adesso che sta in basso. Adesso sta a destra. È la seconda, come fa a essere la terza? Oh. Mi passa dietro la carta. Non lo so, non l'ho vista come cosa. Vabbè. Che palle, dai. Era una delle pochissime carte che mi mancava. Vinosauri X. Che cazzo. Eh, vabbè. Hai trovato il God Pack a Kenix? Che hai trovato dentro questo God Pack? No, non spacchettiamo 10 pacchettini. Non, non ho bisogno di carte. È uno spreco. la solo. È eh, un quarto. Poi ti mando i video su Discord. No, no, ma lo so come sono i godpack. Volevo sapere solo cosa avessi trovato. No, ma che per il content. No, no, no. Ne apro uno per il content. Uh. Allora facciamo bet Si trova una, Un minuto di bet Se si trova una gold o un god pack Bettate sapientemente Fate il vostro gioco 60 secondi di tempo per scommettere Non fate i directs, oh. Investite questi punti canale. Posso far vedere un mazzo, quello della missione di Lapras, con solo carte rare? Che senso? Un mazzo che vada bene per quella sfida lì? Sì. Appena apro i pacchetti, sì. Se me lo ricordo. Però basta che ci metti due Pikachu, due Raichu, un, due Magnemite, un Magneton o anche due se ce le hai. Ehm... Poi metti le carte aiuto. Se vuoi ci puoi mettere Zapdos. Come funziona un God Pack? Un God Pack è che tutte le carte sono boh, eh, full art, eh, holo, eccetera eccetera. Non ho sentito nessun suono bello. Oh. Che c'ha Rizard? Ma io già ce l'ho Eh vabbè Olo di labras A mio tue, i ex c'è cioè sia quello normale che quello immersivo. Ah, dici? Ho trovato. Oh, oh, cos'è Benusaur? Cos'è? Ehi, che palle. 1700 carte. Fanculo. Vabbè. Super Godi, te Runic, sei un mostro. Dinosaurio non si trova in Mewtwo? Sì, boh, forse si trova in Mewtwo. Sì, sì, è di Mewtwo. Ma non... non è che. No, no, non apro. Non 10 di me tu adesso. Non me ne frega niente. Ma non ho bisogno di carte. Sto bene così. Io voglio più le full art che le ex che mi mancano. Vorrei le full art e vorrei una dorata. Una dorata. Non puoi craftarlo, certo. Vabbè, ma che mi frega? Non ne ho bisogno. Avessi bisogno di una carta, la crafterei, ma. Cioè, sto. Sto oh, Gucci. New immersivo dove? Completando. E niente, si è disconnesso. Completando il Pokédex. Hai ultima visione di mio inversivo e basta. No, no, Francesco, non mi freghi, basta, è inutile, è veramente uno spreco. E anche oggi abbiamo rivisto Mew per la millesima volta, siamo felici così. Posso ottenere un effetto per Mew comunque. Bello. Ah, carino. Ma ah, per Mew costa così tanto, giusto? Cioè per le carte normali quanto costano gli effetti, scusatemi. Ah beh ok. Ah ok. Quindi solo per le immersive te le fa. Cioè su, sulle ex. Ah sulle ex te le fa vedere così. Eh Bello. È una flexata, però. Bello. Sono queste le promo che ho. Sono tutte quelle che sono del gioco. Le ricompense di Lapras dovete farle. qua nella CPU. Qua dentro dovete fare tutte queste varie sfide, che adesso tra poco compariranno. Se il gioco decidesse di non laggare. Ha deciso di laggare comunque nella CPU dovete combattere con Labras e le, le ottenete. Pago le Bet, hai ragione. Si trova una, una Gold o un Gold Pack, no? Benissimo. Allora, io per oggi vi, vi saluto. Dolci, dolci stelline, ci vediamo. Vabbè, non so perché oggi laghi così tanto. E... Ci vediamo domani. Eh, non so se facciamo anche Pokémon. Eh, sicuramente proviamo la nuova season di Snap. E... Sì. Però vediamo quanto ci dura. Magari si fa anche Pokémon. Lo scopriamo. Comunque, vi do un bacino. Vi raido, vi raido, vi raido. C'è il professor Tulullio? Spero di sì. Tullio. Ci vediamo domani, bacino, ma soprattutto noi. Ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush.